Debba ancora essere esaminata sotto aspetti importanti.
Si è parlato di un incremento di questi di questa tipologia odiosa di reato, violenza di genere. Violenza di genere non è soltanto violenza nei confronti delle donne, è anche violenza nei confronti di quelli che una volta venivano considerati diversi, è anche una forma di aggressione verso persone comunque più deboli o che non hanno, non sono in grado di trovare diciamo una tutela ancora del tutto sufficiente per le categorie più deboli. La donna in particolare è vittima di violenza, questo è verissimo, è anche vero che il dato che oggi ci preoccupa molto, cioè un numero di aggressioni notevole, è dovuto anche al fatto forse che oggi si denuncia un po' di più. Ho affrontato questa tematica con molta attenzione nella Sardegna centrale e questa considerazione con molti esperti del settore abbiamo fatto. Probabilmente è un fenomeno che era compresso, cioè il problema della violenza di genere è un problema che, fatti salvi i casi più gravi, che sono solo la punta dell'iceberg, ma la violenza quotidiana, la violenza che non arriva alle estreme conseguenze, ma comunque violenza grave, è sempre esistita, soltanto che per molti anni, direi per secoli in alcune realtà, soprattutto quelle più interne, quelle in cui c'è meno possibilità di dialogo, è una violenza che è sempre esistita ed è ancora di più odiosa. Quindi l'aspetto positivo è che oggi parlando, discorrendo, facendo convegni, divulgando informazioni, operando nelle scuole, nella società a tutti i livelli, facciamo capire che quello che è più importante è che le cose vengano dette, che le violenze vengano immediatamente denunciate per dare la possibilità allo Stato, alle istituzioni di reagire, perché lo Stato c'è, le istituzioni anche, da tutti i livelli, dai comuni fino alla tutela delle forze dell'ordine, ovviamente, che ringrazio sempre per il grande lavoro che svolgono anche in questo campo, e anche lì abbiamo un processo di sensibilizzazione notevole sulla violenza di genere. Nell'ultimo decennio si è fatto moltissimo, sia la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, hanno acquisito sensibilità e specializzazioni diverse, perché questo tipo odioso di reato va affrontato con molta professionalità e con molta attenzione. Stesso dicasi per la magistratura, che ha affinato gli strumenti. Recentemente ho partecipato a un interessante convegno che è stato organizzato dalle polizie municipali con la presenza del procuratore del Tribunale per i minorenni, la dottoressa Filoni, e stesso discorso si è detto: la sensibilità è cambiata, tematiche che vanno affrontate con estrema delicatezza. La violenza di genere è tra questa, quella sui minori forse ancora di più. E quindi sono molto contento di porgere i miei saluti a questa platea e credo che sia importante dibattere su argomenti come questo, che devono essere sempre di più portati all'attenzione di tutti i livelli della società e anche, lo ribadisco, partendo dalle istituzioni scolastiche. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, io lascerei, diciamo, l'indicazione nella scaletta, lascerei ora la parola ancora agli ordini professionali, sì, all'ordine degli avvocati, Antonio De Mauro, al quale farei un applauso per il ricordo della parte dell'ordine degli avvocati. Grazie a tutti, buonasera, i saluti da parte mia dell'ordine degli avvocati di Lecce. A questo incontro estremamente interessante, un incontro che in realtà, come ha appena detto il prefetto, deve fare riflettere su quelle che sono le tematiche, quelle che sono anche le motivazioni che portano il soggetto a commettere reati dei quali oggi discutiamo. Dal punto di vista, come dire, criminale, la individuazione delle finalità che il soggetto che agisce e che delinque si pone è estremamente importante al fine di determinare poi quello che è il regime sanzionatorio adatto. E la individuazione di reati particolarmente odiosi, come quelli ai quali oggi noi facciamo riferimento, la necessità quindi di elaborare anche una
tutela, potremmo dire, per certi versi più puntuale rispetto alle fattispecie generali di reati contro la persona, in realtà è un atteggiamento che l'ordinamento ha adottato proprio per cercare di reprimere, ancor più che punire, quelle che sono le condotte finalizzate alla repressione di profili inerenti alla vita umana, alla vita di relazione, alla libertà dei soggetti, caratterizzati dai motivi dei quali oggi discuterete. E devo dire che è molto opportuna anche l'intersezione dei saperi che oggi si trova seduto al tavolo dei relatori, perché non sono solo giuristi che parleranno di questo argomento, ma parleranno anche gli operatori dell'informazione, parleranno psicologi, proprio per cercare di comprendere appieno quella che è la fattispecie, per cercare di comprendere in che modo la risposta dell'ordinamento giuridico deve intervenire per cercare di sopprimere del tutto queste condotte caratterizzate veramente da una odiosità alla quale faceva riferimento il prefetto, particolarmente rilevante, che altera poi il corretto equilibrio delle dinamiche dei rapporti interpersonali. Quindi veramente alla dottoressa Dantini un ringraziamento per l'iniziativa che la provincia ha ritenuto di porre in essere, perché solo riflettendo su queste tematiche, individuando le finalità forse più profonde di colui il quale commette questo tipo di reati e individuando il corretto apparato sanzionatorio che consente poi la repressione, si può veramente pervenire all'affermazione di quella libertà e la parità assoluta dei generi, che è certamente l'obiettivo verso il quale tutti dovremmo tendere. Grazie veramente, il benvenuto ancora da parte del Consiglio dell'Ordine, buon lavoro. Grazie Presidente, ora lascerei la parola per i saluti alla Vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti Puglia, Serena Pacello. Buonasera e benvenute a tutti a questo incontro accreditato anche dall'Ordine dei giornalisti e, insieme a quello degli avvocati. E, io ringrazio in particolare la consigliera Filomena Dantini per avermi invitato, per aver proposto all'Ordine questo evento, perché di questo argomento non si parla mai abbastanza, però quando se ne parla bisogna saperne parlare in maniera adeguata e precisa. Io sono contenta anche di vedere tanti colleghi a questo incontro che dà diritto a 5 crediti formativi deontologici, nonostante siamo appena all'inizio del triennio, quindi li ringrazio per la loro presenza. Io sono Serena Pasiello, sono la vicepresidente dell'Ordine della Puglia, ma ci tengo in questo contesto a presentarmi anche con un'altra veste. Io faccio parte e sono iscritta all'associazione Giulia. Giulia è l'acronimo di un'associazione nata nel 2011 che significa Giornaliste Unite, Libere e Autonome. È un'associazione che raccoglie, abbraccia tutte quelle giornaliste professioniste e pubbliciste che condividono lo stesso spirito democratico, antifascista e solidaristico del manifesto fondativo. Il manifesto di questa associazione si propone di raggiungere 2 obiettivi in particolare. Il primo è modificare lo squilibrio informativo sulle donne, utilizzando anche un linguaggio declinato al femminile e privo di stereotipi. Il secondo è battersi affinché le donne abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro, senza alcuna discriminazione. Giulia ha avuto un ruolo importante, quasi fondamentale, nell'elaborazione del manifesto di Venezia. Il manifesto di Venezia è stato varato appena 6 anni fa, a novembre del 2017, dal Comitato Pari Opportunità della Federazione Stampa su proposta del Sindacato del Veneto. Era una manifestazione di intenti che a un certo punto si è deciso che andava messa per iscritto, perché ci sono delle norme, delle regole anche morali che spesso si danno per scontate, ma poi messe nere su bianco hanno un altro valore.
E quindi il Manifesto di Venezia è diventato quasi subito una carta deontologica per il nostro ordine. E infatti si trova nel nostro testo unico deontologico, e in particolare rappresenta l'articolo 5 bis. Raccoglie in sintesi una serie di indicazioni deontologiche su come raccontare la violenza sulle donne. Un racconto che non può prescindere dall'uso di un linguaggio rispettoso della persona e della parità di genere. E soprattutto chi lo applica non deve mai dimenticare che il diritto di cronaca non può mai trasformarsi in abuso. Chi aderisce al manifesto o semplicemente lo rispetta si impegna a fare un'informazione attenta, corretta, consapevole che il fenomeno della violenza di genere ha implicazioni sì culturali e sociali, ma anche giuridiche, come ci diranno poi gli ospiti qui presenti insieme a me. La realtà va quindi descritta sempre senza ricorrere a stereotipi e pregiudizi. Questo è il primo passo verso un cambiamento culturale profondo e per il raggiungimento di una reale parità. Per riuscirci, noi giornalisti, dobbiamo attingere sempre a piene mani dalla nostra deontologia, mettendo dei paletti ben precisi. Quindi, no al sensazionalismo, no alle cronache morbose, no alla divulgazione dei dettagli delle violenze, no soprattutto all'uso di termini fuorvianti come amore, raptus, gelosia, quando si parla invece di crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. No alle metafore sessiste, no alle strumentalizzazioni con distinzione di violenza di serie A e di serie B a seconda di chi è la vittima e di chi è il carnefice. Se la deontologia non dovesse bastare quando parliamo o affrontiamo questo tema, allora basta ricordare l'articolo 2 della nostra legge ordinistica. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato i 60 anni della nostra istituzione e anche se è un po' datata e andrebbe in alcuni articoli riveduta o aggiornata, anche se in questi 60 anni i modi di fare giornalismo e gli strumenti per farlo sono profondamente cambiati, il nostro articolo 2 indica sempre in maniera cristallina la via da seguire per essere dei buoni giornalisti. Fatta salva la libertà di informazione e di critica, è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla realtà e dalla buona fede. Il Manifesto di Venezia serve anche a questo, a contrastare la violenza di genere, che va combattuta anche sul piano della cultura, che è fondamentale per prevenire ed educare. L'informazione in questo ha un ruolo specifico. Ma la violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo. Non confondiamoci mai, non permettiamoci mai di pensare che sia però un problema solo delle donne. Non può esserlo e non possono essere solo le donne a doverlo affrontare e a cercare le soluzioni. È un dovere per tutti noi. Grazie. Lo conosciamo, lo conoscete, è procuratore presso la Corte d'Appello di Lecce, ama il teatro ed è un nostro caro amico. Lo abbiamo invitato ed ha accettato di essere qui con noi, Salvatore Cosentino. Grazie, se io dovendo parlare subito prima di vari giuristi, di una psichiatra, di una giornalista, sono un po' in bilico, no? Tra diritto, psicologia e società, e allora farò qualche provocazione, proprio tra diritto, psicologia e società, per dare l'abbrivio alle provocazioni, agli interventi che mi seguiranno. Le studiose della mente sanno che un intervento deve durare al massimo 20-30 minuti, perché sono la curva di attenzione.
scala, e quindi per evitare che la vostra curva di attenzione si trasformi in una linea piatta da solo, mi conterrò, anche per evitare che il vostro campo di concentrazione si trasformi nel campo di concentramento della vostra mente per l'assenzia della voglia mortale. Come al liceo sono abituato per svolgere i temi a partire dal titolo. Il titolo che devo svolgere oggi è Violenza di genere, motivi, tutele e reati. Praticamente predicenni sull'universo, no? Allora, siccome la storia con l'S maiuscola che precede e pilota sempre il diritto, partirò da un'analisi storica e culturale per poi giungere a quella giuridica. Perché il problema sottostante a ogni questione giuridica è sempre culturale. E quindi partiamo proprio da lontano. Origine del mondo, la visione cristiana della vita. Analizziamo la religione più accreditata qui a noi, quella cattolica. L'origine dell'uomo, secondo la religione cattolica, si caratterizza praticamente con un delitto, più probabilmente con un furto, il furto di una mela. E chi è la prima responsabile di questo furto, la prima imputata della storia? Una donna, di nome Eva. Quindi una donna viene raffigurata dall'immaginario collettivo e tutti noi cattolici come la prima rea, la prima indagata della storia, soltanto, ma anche come la responsabile della prima ira di Dio dell'umanità. Quindi voi capite che la donna già parte con un peso, un fardello, mica da ridere. Questo vuol dire che fin dalle origini del mondo la donna parte col piede sbagliato e già da allora con la tendenza a pagare esageratamente le sue colpe, perché se per il furto di una mela si scatenò l'ira di Dio, per i ladrocini, le corruzioni, le concussioni di oggi, quanto dovrebbero pagare i signori uomini? Quindi si dà l'origine, sempre pagano troppo. Ma veniamo al diritto, alla storia. C'è un articolo, c'era, adesso è stato abrogato, del Codice Civile, che gli ha sempre fatto ridere. È stato in vigore fino al 75. Esso recitava, articolo 144, il marito è il capofamiglia, egli ha il diritto di scegliere la casa coniugale, e la moglie ha il dovere di seguirlo dovunque gli crede. Allora immaginate, un marito dice alla moglie, cara, ho deciso di vivere, che so, sulla ciminiera dell'Ilva di Taranto, perché amo il fumo, amo il cielo, è quella che deve seguire. Questo è il codice civile. Veniamo al codice penale. Il codice penale, sappiamo, il fatto di numerini, come tutti i codici, solo che nel penale a ogni numerino corrisponde grosso modo un delitto. Beh, c'era un numerino, il 559, a cui era associato questo delitto, adulterio. La donna che commette adulterio è punita con la reclusione sino a un anno. La pena è di anni due se il fatto sfocia in una relazione adulterina. Analizziamo. Pensate, la relazione adulterina, in modo normale di evoluzione oggi di un rapporto matrimoniale che si rispetti, sino al 68 era stato un delitto, ma addirittura un aggravante, ovviamente a patto che fosse commesso dalla donna. Quindi vedete che la donna ha sempre pagato più dell'uomo. Oppure pensiamo alla violenza sessuale, che sino al 96 non era un delitto contro la vita o la salute di una donna, ma reato contro la moralità pubblica e il buon costume. Cioè violentare una donna sino al 96 era una cosa che offendeva non la donna ma il buon costume, il comune senso del pudore, che ancora nessuno ha ben capito bene cosa sia. C'era un bel figlio, Alberto Sordi, anni 70, che aveva quel comune senso del pudore. Tu come fatto che se lo ricordo, era quello in cui lui andava al cinema con la moglie grassa, che chiamava Puzzicona, e si batteva sempre in film porno, c'era di sottotitoli aulici, la cavalcata, per esempio, un film western, ben altre cavalcate, avrebbe dovuto esistere la Puzzicona con suo maritino. Ma battuta a parte, quel film raccontava chiaramente, nei 70, che un comune senso del pudore non potesse esistere, o fosse in ogni caso un concetto vago o ondivago e rarefatto, perché è mutevole con lo spazio e col tempo. È un concetto vago che cambia a seconda. Oggi il comune senso del pudore che abbiamo qui non è qualche meridiano più ad est in qualità di Stato Islamico, e anche a livello di tempo. Nel 71 la Carrà, scoprendo l'ombelico, scatenava i fulmini in tempi pensanti. Oggi un po' qualunque cosa e nessuno esiste. Quindi cambia con lo spazio e col tempo. Quindi cosa vuol dire? Che non si poteva ancorare. Non era giusto quel concetto così vago e volatile a una cosa concreta come lo stupro. Infatti le pene erano divisorie. Vedete che l'impianto organico del nostro codice penale, anche degli altri, è un impianto di natura fascista molto datato. E il nostro codice penale, anche quello che abbiamo qui edito quest'anno, è comunque ancora datato 1930.
Regge decreto di ottobre del 30, e ancora scritto lì, promulgato nel Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione ereditaria. Poi abbiamo visto come è andata a finire, come, quanto bene alla nazione volle quel re. Però intanto l'assetto generale di quel codice è ancora quello. Poi sarà aggiornato, tante novelle, l'esempio dell'adulterio che va provocato nel 68, ma insomma, sino al 96 intanto, diventare una donna era offesa al comune senso del pudore, quindi reato non nel gesto in sé, ma soltanto che se con quel gesto si offendeva il perpetrante che passava per la strada. Così sono 96, nell'altro ieri, ancora nella storia, le donne, voi donne, avete votato soltanto nel 46, con referendum monarchia repubblica. A proposito di Costituzione, referendum, poi dopo, no? La stessa Costituente del 47, poi è stata la Costituzione, le donne possono entrare in magistratura dal 63. Pensate che durante i lavori dell'Assemblea Costituente, che era per definizione densa di gente colta, progressista, illuminata, si disse testuale, cito, con tutto il rispetto per la capacità intellettiva della donna, si ha l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte di giudicare, perché questa richiede un grande equilibrio e questo equilibrio può difettare per ragioni anche fisiologiche. Cioè, signore, abbiamo dato delle uterine all'Assemblea Costituente, intervento onorevole Molè, andatelo a cercare, e per questo motivo voi donne, per Costituzione, non potevate fare i magistrati sino al 63. Vedete che è stata sempre una culturale. Veniamo al diritto ancora più stretto. Visto che lo stupro era punito con pene irrisorie, finalmente nel 96, l'ho detto prima, si è creato, per punire lo stupro, un delitto contro la vita, 609 bis, violenza sessuale, punito finalmente in modo serio. Nel 2009, detto legge 11, numero 11, convertito poi nella legge 38 del 2009, si è introdotto il reato di atti persecutori, anch'esso punito finalmente con pene serie, il 612 bis. Nel 2009 la pena era a 5 anni di reclusione e poi con varie novelle oggi si arriva più o meno senza aggravanti ad anni 6 e 26. Una pena seria se si pensa che prima chi molestava era punito con una semplice contravvenzione, articolo 660, molestia o disturba le persone, sino a 6 mesi di arresto, cioè non potevi fare tante cose in questo modo processualmente. Invece nel 2009 c'è la possibilità di procedere a intercettazione. Ci sono misure cautelari speciali, come l'allontanamento anche d'urgenza dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla vittima. C'è l'arresto obbligatorio in flagranza. E dal 2018, la legge numero 4, si è data pari dignità ai rapporti di convivenza tal quali quelli di coniugio. Questo per valutare le aggravanti. Vede quindi che soltanto da un certo cambiamento di mentalità in poi il diritto ha cominciato a dare le risposte adeguate, senza un problema culturale. Ora però, sino al 18, gli strumenti processuali tipici sono stati orientati sulla persona del responsabile, indagato, imputato, per contenere il rischio di recidiva. Permanevano però significativi vuote di tutela in tema di tempestività dell'azione investigativa. E allora, il 19 luglio del 2019, con la legge 69, chiamata in modo colorito e colorato codice rosso, si è guardato non alla punizione dei soggetti, soltanto alla punizione dei soggetti violenti, ma anche alla protezione e al supporto delle vittime. Sì, attenzione alle primissime fasi del procedimento, quindi al dispetto del passato, qui e ora ci collochiamo non soltanto in una prospettiva repressiva, noi giuristi, e non operatori del diritto assoluto, valutando soprattutto il fatto che il decorso temporale possa nuocere all'inchiesta e impedire che questa sia portata a termine. Dunque, priorità assoluta a certi reati e immediata instaurazione del procedimento che godrà di una corsia preferenziale. Quindi, primo, iscrizione immediata nel registro notifiche di reati. Secondo, la persona offesa va sentita entro 3 giorni dall'iscrizione, quindi immediatezza dell'audizione della vittima. E ancora qualche pillola, poi le svilupperei tu ovviamente, con questa legge si incrementa la conoscenza dei diritti
spettanti alle vittime. Ancora c'è un rafforzamento cautelare, cioè un irrigidimento del regime delle misure cautelari per certi reati, come appunto la codice rosso. E questa è una cosa fondamentale, perché non sempre, anzi quasi mai, si può attendere la sentenza, che se va bene arriva dopo qualche mese, e si rischia quindi di intervenire a papà, a zia moglie o fidanzata o amante morta. Ancora sono nuove forme, nuove fattispecie incriminatrici dal 19, create dal codice rosso appunto. Vorrei ricordare su tutte il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare o di avvicinamento alla vittima, e c'è la possibilità di restare in flagranza, e il cosiddetto revenge porn, no? La diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso dei protagonisti, diciamo. E ancora vengono inasprite le sanzioni per i reati che già c'erano. E infine una cosa modernissima: si può subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione di specifici percorsi di recupero. Peccato che questi centri di recupero sono previsti da una legge che nasce praticamente senza finanziamento, ma anche su questo dirà il procuratore di Brindisi. Concludo con qualche provocazione, notazione per il culturale e il sociologico. Abbiamo parlato di diritto sostanziale, vediamo un po' quello processuale, proprio l'agone dell'aula giudiziaria. Il testimone è nel nostro processo penale un elemento fragile, forse il più fragile della struttura processo. Sono scritte pagine eterne in dottrina sulla vulnerabilità del testimone. È un estraneo, è spaesato, è l'unico senza toga, spesso viene interrogato dopo ore di attesa, e si pretende che si ricordi qui e ora ciò che è successo spesso anni prima. Se va bene poco, se va male tanto di più. Perché il processo, lo sappiamo, non si fonda per forza su quello che è accaduto, ma su quello che si ricorda. Ecco, la donna, oggetto di reati, la donna testimone, la donna sono offesa, vittima, vittima, è nel nostro processo penale, insieme ai bambini, l'essere più vulnerabile del mondo. Allora consideriamo questa cosa. Interroghiamola con delicatezza. Quella donna ha già subito un trauma. Non facciamole subire anche il trauma del processo, che di per sé è un trauma. Io ho visto donne, oggetto di stupro o di persecuzione, stuprate o perseguitate una seconda volta nel contesto processuale, dagli avvocati, ma facciamo in modo anche noi pubblici ministeri o procuratori di genere, che la base della rievocazione del ricordo sia realizzata dolcemente. Questo attenzione anche per aumentare la credibilità. Cioè la delicatezza nell'esame e controesame non è debolezza dell'uomo interrogante, ma è garanzia di verità processuale ed è garanzia di credibilità e quindi di rispetto per la donna come individuo e come persona offesa. Ancora, smettiamola tutti, giornalisti e non, di parlare di storie, di Ratus. Di Ratus. Molto spesso, il più delle volte, ciò che viene definito Ratus è invece un gesto ampiamente annunciato. Tutti quei casi di omicidi di donne, non dico femminicidi che non mi piace, omicidi di donne, ridotti in fin di vita e poi finite, da gelosie trascinate, esasperate fino all'ossessione, non sono affatto ratus. L'attenzione è perché giuridicamente il ratus è un modo per deresponsabilizzare, per assolvere. Perché ratus vuol dire momentanea incapacità di intendere volere, quindi infermità mentale, e quindi non imputabilità penale. Ecco perché parlare di morti improvvise da raptus diventa grottesco. 7 donne su 10 prima di essere uccise avevano denunciato una violenza, avevano chiamato il 118, quindi altro che riduzione della pena per difetto di imputabilità da raptus. Qui dobbiamo giuridicamente e rigorosamente parlare di assassini premeditati con tanto di aggravante. L'amore, come il raptus, è un alibi. È l'accusatissimo alibi di molti picchiatori, persecutori, torturatori, carcerieri. Io penso che esista un solo tipo di amore, quello buono, quello che ti rende felice e migliore. L'amore come l'amicizia, secondo me, è una relazione terapeutica che ti arricchisce, ti fa crescere. Non è amore la costrizione, la gelosia patologica, lo spirito proprietario, il dispotismo sentimentale. E guardate che il fenomeno è in aumento. Facciamo un'incursione un po' dello psicologico. Gli uomini
tendono ad essere più fragili, il loro ruolo è più incerto, meno definito di un tempo, non c'è quasi più il capofamiglia, il maschio dell'essere umano non è più la sola fonte di sostentamento della femmina, quindi le femmine e le donne tendono ad essere più consapevoli di questa indipendenza individuale, sociale, professionale, e quindi per tutto questo ruolo di centralità, di controllo sul sesso non più debole, l'uomo va in crisi. Dunque da un lato aumentano gli abbandoni, perché le donne sono più libere di lasciare, si sentono più libere di lasciare, dall'altro il maschio, stordito da questa nuova condizione psicosociale, reagisce come un bambino viziato cui portano via il giocattolo. E quando perde il giocattolo, cosa fa un bambino? Non potendo riconquistare, preferisce romperlo. Così nessuno lo potrà usare. Vabbè, io non so mai che loro a casa. Giocattolo, rompere, usare. E quindi che aumentano in Italia i delitti contro le donne in un paese in cui i delitti complessivamente stanno diminuendo. E dire che Gaber diceva che anche l'uomo, curiosamente come tutti, è nato da un ventre, l'uomo, ma purtroppo non te lo ricordi o non lo sapevi. Ultima cosa un po' delicata, ho rivolto qualche bacchettata forse a noi dei diritti, ai giornalisti, una cosa dedicata alle vittime. Denunciate subito, perché la credibilità dipende anche dalla tempestività, adesso è per legge, dovete essere tempestivi, ma denunciate cose serie. Affidato nel buon senso, sapendo quanto ansioso sia avventurarsi in questo campo imminato, devo dire che un conto è la violenza sessuale o la molestia manesca, specie se aggravata dall'uso di potere, abbiamo visto il caso Westin da lì in giù. Altro conto è la comunicazione maldestra del proprio eros, che io chiamerei non reato, ma piuttosto peccato, o magari maleducazione. Lo stupro è un crimine, la molestia è un reato, ma la seduzione maldestra non è un delitto. E la galanteria non è un'aggressione maschilista, ma una convenzione, qualche volta l'etica. Quindi penso che bisogna imparare a distinguere, perché la legge c'è, ma va bene applicata, e non va comunque strumentalizzata. C'è l'avance, c'è la molestia, che è dentro per una contravvenzione, e c'è la violenza, che è un delitto. Non ogni avance è molestia, non ogni molestia è violenza. E più in generale non dobbiamo confondere la semplice villania, che certo è delicabile, con il delitto. Quindi attenzione ai rischi di puritanesimo, di caccia alle streghe al contrario, perché si rischia di creare un regime terroristico per cui a molte signore basterà uno sguardo birichino per partire con la Corea. Siete stati in caso con poveri di queste parti. Io mi fermo qui. E lascio la parola al mio collega Angelo Dora. Antonio De Donno lo conosciamo, abbiamo avuto l'onore di averlo a Lecce presso la nostra procura, oggi è procuratore generale presso la cura tribunale di Brindisi. Ci manca, non dire che sentiamo la tua mancanza, ma tanto Lecce e Brindisi sono talmente vicine che ci sono sempre occasioni di incontro. Io ringrazio Antonio perché da tanto ormai con gli organismi di parità segue i nostri percorsi, all'epoca con l'assessorato al welfare della provincia, poi con la consigliera, con la commissione, lo ritrovo spesso in molti incontri tematici, e sempre presente su questo tema, e i suoi interventi sono per noi un importante punto di riferimento. Saluto, che vedo qui in platea, i senatori Rosario Giorgio Conte, Francesco Chirini, grazie per la presenza, e Antonio, vorremmo farti tante domande. L'idoneità delle tutele giuridiche, no? Sì, io purtroppo nel dividermi il compito con Salvatore ci siamo divisi nel senso che io avrei parlato delle cose complicate per cui delle cose belle. Quindi è capace di suggestionare, io magari non sono parte. Comunque, allora devo dire innanzitutto che pure voi mi mancate molto, però Brindisi effettivamente è vicina. Io questo impegno che ho un percorso già a Lecce negli anni recenti, lo continuo da Brindisi, dove
ho appunto deciso di fare il coordinatore del pool che si occupa di fasce deboli, perché è un sistema, non è solo un problema di codice rosso, ma è un sistema complessivo di fasce deboli che involge tutta una serie di tematiche che non sono solo quelle di codice rosso, naturalmente. Ci sono delle fragilità ulteriori che oggi sono legate anche alle dipendenze, dipendenze da droga, dipendenze da ludopatia, di cui mi occupo in altra veste come presidente del comitato scientifico di URISPES, che si occupa appunto di ludopatia e gioco e scommesse. Quindi un settore molto complesso, quello della tutela delle fasce deboli, che richiede un impegno elevato delle forze interessate, tutta la stampa, il giornalismo, abbiamo detto, è fondamentale, ma fondamentale anche l'intervento delle forze di polizia, degli psichiatri, degli psicologi e della magistratura. Io questo cartelletto lo devo fare prima di parlare di diritto, perché allora noi abbiamo assistito ad un percorso specialmente Salvatore, che è quello dell'esigenza di creare la rete antiviolenza. La rete antiviolenza si parla ormai da tempo, ma non si colgono esattamente gli elementi significativi. Cos'è la rete antiviolenza? È quell'esigenza di mettere insieme tutte le istanze che operano su un territorio, che sono composite, sono molteplici, vanno dai presidi ospedalieri alle scuole, vanno dagli uffici di polizia fino alla magistratura, cioè tutti i gangli di una società in cui è possibile intercettare una situazione di criticità che può essere legata sia alle fasce deboli in generale, sia più in particolare a situazioni riguardanti la violenza di genere. Ora, questa rete esiste in fatto, ma non esiste un meccanismo di coordinamento della rete. Il meccanismo di coordinamento della rete è diventato attualità nel momento in cui quella nuova sensibilità a cui accennava il prefetto di Lecce, ma accennava all'inizio, ha cominciato a diventare patrimonio comune. Quando è divenuto patrimonio comune, e lo è diventato sulla scia di un'evoluzione normativa che è stata sinteticamente descritta, che va dal 2009 al 2000 ad oggi, non è ancora cambiata, il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso una sua iniziativa. Devo dire molto calzante. Qual è il problema? Che la rete ha un compito di prevenzione della violenza, di intercettazione della violenza e di prevenzione, intervenire sinché sia in tempo, perché poi quando i buoi sono scappati dalla stalla il danno è irreversibile. Sulla scia della legislazione che si andava sviluppando, che individuava nuove fattispecie di reato e stringeva sempre di più sull'esigenza di prevenzione rispetto a questo reato, anche a seguito di una condanna che l'Italia ha subito nella sentenza Turpis in ambito europeo per non aver tutelato una vittima di violenza di genere, il Consiglio Superiore della Magistratura nel 2018 ha sollecitato il Procuratore della Repubblica a porsi come coordinatore della rete antiviolenza. Questo è stato un dictum recepito sostanzialmente da tutte le procure della Repubblica d'Italia, le quali hanno avviato dei modelli operativi che sono stati condivisi con tutte le istituzioni operanti sul territorio. A Brindisi in particolare, già nel 2015, la provincia si era fatta promotrice della Convenzione Lara, che metteva insieme tutte le istituzioni a cui accennavo prima, noi abbiamo aderito e sostanzialmente sta funzionando. E il Procuratore della Repubblica attualmente, perché sono io il coordinatore del pool, si sta attivando proprio per affinare i meccanismi della rete. Però si sono individuate subito delle criticità. La prima criticità è stata quella che spesso non funziona la rete sociale. Guardate, c'è una rete antiviolenza che è istituzionale, è composta dalle rete antiviolenza, è composta dalle forze di polizia, è composta da tutta una serie di istanze, ma sono istituzionalizzate, sono cooperative, sono enti, sono associazioni di volontariato. Però c'è a monte una rete sociale che è data dalla sensibilità del cittadino. La sensibilità del cittadino si affina e si sviluppa in ambiti e logiche che spesso sono quelle del volontariato. Questo l'abbiamo notato, non è un'invenzione nostra, perché c'è un forte associazionismo, c'è un forte volontariato su un territorio, si sviluppa una sensibilità diversa nei luoghi in cui non c'è. Allora abbiamo messo a confronto due episodi che sono accaduti nel Brindisino, uno a
Villa Castelli, un caso di omicidio-suicidio che si è verificato 3 o 4 mesi fa, alcuni mesi fa. Lui ammazza lei e si suicida, un bruttissimo episodio che era sfuggito completamente al controllo sociale. Villa Castelli è un'area, diciamo, abbastanza isolata, dove non c'è uno sviluppo di grande volontariato, e lì sostanzialmente non si è riusciti a intercettare il fenomeno finché si era in tempo. La logica di prevenzione è sfuggita, non abbiamo avuto non solo nessuna denuncia della vittima che era già maltrattata da giorni, da settimane prima che si avviasse, ma neanche nessuna segnalazione informale, ufficiosa, che ci mettesse in condizione di operare un'iniziativa sul fenomeno che stava diventando un fenomeno in grave scelta. In altro comune, nello stesso periodo, in un'area in cui l'associazionismo e la rete sociale, oltre che la rete antiviolenza, era operativo da tempo, è stato possibile intercettare un episodio di presunta violenza in danno di una minore, prima ancora che l'episodio assumesse una sua valenza criminosa. Quindi l'importanza di mettere insieme tutte le sensibilità che operano sul territorio. Se c'è una vicina di casa maltrattata, ce ne rendiamo conto nel vicinato. Non è possibile, non è pensabile che nessuno se ne renda conto. È da lì che deve partire il primo pulsore, la sentinella che deve segnalare agli organi preposti, che sono spesso reti antiviolenza. Anzi, il compito delle reti antiviolenza è un compito di tramite particolarmente importante, per poi arrivare all'autorità giudiziaria, che avendo il compito di coordinare la rete e nelle condizioni di correnza e attività preventiva. Ora, come diceva, queste cose vorrei che fossimo chiare, perché spiegano la ragione per cui magari salterò alcune parti giuridiche per rimanere un po' nei tempi, e la ragione per cui il Presidente della Corte d'Appello quest'anno ha dedicato la copertina della relazione sull'inaugurazione dell'anno giudiziario alla violenza subita dalle donne in Iran. La violenza subita dalle donne in Iran è un'ipotesi di violenza codificata normativamente all'interno di uno Stato, è consentita la violenza sulla donna, e questo fa lega con quelle motivazioni che a cui accennava Cosentino prima, della Salvatore prima. Ricordate sempre che la prima grande filosofa, scienziata e matematica della storia si chiamava Ipazia, ed è stata uccisa nel IV secolo d.C. proprio perché era una donna emancipata da un gruppo di cristiani infelici. Quindi i modelli culturali sono modelli che incidono fortemente su quelle che sono poi le strutturazioni normative, e le strutturazioni normative possono dare origine a delle aberrazioni che vediamo appunto in stati non tanto lontani da noi e non tanto diversi purtroppo come sensibilità culturale da noi, perché sono stati paesi di grande cultura. Ora, le fattispecie di reato, io si può scorrere, ma per sommi capi ovviamente, abbiamo visto che i reati principali radicati ne sono il 572, violenza intrafamiliare. Violenza intrafamiliare è la violenza che matura all'interno del contesto domestico. E sino a qualche anno fa era l'unico reato che poteva, diciamo, in qualche modo consentirci di incidere sulla logica della donna maltrattata. E però, come abbiamo detto, era difficile che qualcuno denunziasse. La sensibilità di un tempo era che tanti sporchi si lavano in famiglia, quindi il video che faceva il prefetto, denunziate, faceva anche il donatore, denunziate, perché così solamente possiamo tutelare, viene accolto per la verità ormai, perché almeno quindi se abbiamo una media di 3-4 denunzie al giorno, quindi c'è ormai una sensibilità nuova anche sotto questo profilo. Però il 572 non copriva quelli che erano i reati di violenza extradomestica, e che erano presidiati da un solo reato, l'articolo 660, che riguardava luoghi avvenuti, diciamo, solamente in pubblico e prevedeva una pena irrisoria. Ce n'è voluto molto perché si è adottato, perché il legislatore se ne rendesse conto e intervenisse introducendo questo famoso articolo 612 bis del codice penale, che è un articolo che prevede il reato di atti persecutori. E atti persecutori è tradotto poi nel gergo comune anche giornalistico in stalking, perché nasce da una concezione anglosassone. Io in un convegno che feci qualche anno fa di carattere europeo su questa materia
avevo accanto il rappresentante francese, la magistratura francese, a cui disse se lei partecipava al convegno su stalking, e lei mi rispose che cos'è sto stalking? Il convegno sugli atti persecutori. Ah sì sì, io partecipo a quello sugli atti persecutori, quindi i francesi, che sono molto orgogliosi della loro lingua, non riconoscevano questo termine che per noi invece è diventato così invalso nella vulgata collettiva. E allora parliamo di atti persecutori, però c'è una ragione per cui si chiama stalking, perché stalking è la traduzione inglese della parola cacciatore. Lo stalker cos'è? È un cacciatore che si apposta per cercare di tendere la guardia alla vittima, no? E quindi è un vero e proprio cacciatore. Stanno a individuarlo e cercare, allora, e cercare in qualche modo di interrompere l'azione criminosa che, essendo in gravescenza, può terminare con atti lesivi. Il reato di maltrattamento in famiglia è procedibile d'ufficio, questo ci crea sempre molti problemi nel processo quando la donna poi ritratta, perché magari si sono riappacificati. Invece il 612 bis è un reato che è procedibile a querela ed è una querela rimettibile anche se solo in sede processuale. La rimettibilità della querela crea ovviamente dei problemi, perché la donna, anche l'uomo, perché a volte anche le donne lo so, perché vuol dire non è che, cioè, diciamo la tutta, insomma, non è solo un problema di uomo contro donna, è prevalentemente un problema di uomo contro donna, ma ogni tanto perché c'è stato il può rimettere la querela in sede processuale, sentito l'articolo 152 del codice penale, quindi davanti all'ufficiale del PG o davanti all'autorità giudiziaria, che è nella condizione quindi di verificare la spontaneità di questa remissione di querela. Qual è il problema? Che è, quindi l'emissione può essere in generale processuale o extraprocessuale. Quando è processuale va a fare queste forme che ho detto io. La magistratura può andare a verificare se è spontanea questa disattenzione. Io però ho qualche dubbio su questa disposizione. Ce l'ho perché avrei personalmente preferito una maggiore rigore sul punto di reversibilità, ancorando la validità della remissione ad alcune condizioni obiettive, quali la cessazione obiettivamente conclamata della condotta persecutoria, la volontaria cessazione da parte dello stalker della sottoposizione con esito positivo ad un programma di prevenzione della violenza. Abbiamo visto quanto è importante ormai che il maltrattante si sottoponga ad un programma di prevenzione della violenza. Su questo, il giorno 15 aprile, ci sarà un convegno promosso dalla Regione Puglia. Quindi, chi fosse interessato se ne può informare, tratteremo appunto degli aspetti relativi agli effetti della sottoposizione al programma antiviolenza sanitario. Tra l'altro, vorrei evidenziare come nella sostanza il reato di stalking è un reato cruciale nella collocazione della repressione del reato del maltrattamento, perché quello ormai è prevalente. Quindi, siccome è un reato che certamente è progressivo, cioè sempre di itinere, rimettere la querela in una situazione di persistente aggressività verso la libertà e l'incolumità della persona potrebbe porsi in concreto con principi di ordine pubblico che sono poi codificati dall'articolo 5 del codice civile, laddove è stabilito che è indisponibile ogni atto che tende, possa tendere alla limitazione della propria persona, quindi a una riduzione della validità della propria persona. Ora, l'evoluzione che abbiamo visto prima ha portato ad inserire delle circostanze aggravanti su numerose fattispecie penali, perché il sistema è presidiato una serie di disposizioni penali, tra cui, facendo subito, il 500 grado di lesione, che è il reato che più spesso accade nell'ambito della violenza tra coniugi, tra conviventi o tra amanti, tra il rapporto di, sentimentali. Il reato di cui questo tipo di reato, quando è commesso in ambito, quando è commesso contro polsi di congiunti o in contesti tra coniugi o con conviventi o
il contesto di relazioni sentimentali e aggravato, e sostanzialmente di competenza del tribunale, di direzione sulle competenze del giudice di pace. Fino alla riforma Cartabia queste aggravanti erano presidiate dalla procedibilità d'ufficio. Con la riforma Cartabia, inspiegabilmente, sono tornate ad essere procedibili a quella della persona offesa. Questo crea dei problemi, perché il reato di stalking in realtà è un reato per cui è prevista la querela, ma se è connesso a reati procedibili d'ufficio diventa anch'esso procedibile d'ufficio. Quindi questa venir meno di questo presidio collaterale indebolisce fortemente l'intero impianto. Secondo me si è trattato di un errore e non di una scelta, di una scelta voluta. Aggravante della violenza assistita. Si è arrivati finalmente a capire che vittima della violenza è non solo chi la subisce, ma anche chi assiste ad un atto di violenza. E questo riguarda particolarmente i minori o le donne in gravidanza, che sono le vittime più ricorrenti, specialmente i minori che assistono a violenza intrafamiliare, sono vittime di violenza assistita. E come la donna in grado di stato di gravidanza subisce una violenza perché è in condizioni di particolare vulnerabilità, e quindi è prevista una circostanza aggravante per i casi di violenza commessi nei confronti di queste persone. Si parla dunque, o in presenza di queste persone, parliamo di violenza assistita. Allora, saltiamo qualche punto. Ovviamente i reati del codice rosso sono stati già indicati dalla aggiungo la deformazione, spregio permanente del viso, che è un reato purtroppo mediaticamente molto, non solamente molto grave sotto il profilo dell'aggressione proprio della persona, ma anche, diciamo, inquietante, ma è anche un reato che comporta gravi conseguenze, perché per esempio finalmente si ottiene una pena elevata per questo tipo di reati. Scorro i reati da codice rosso, non li leggo perché li ho detti molto in sintesi. L'ammonimento del questore. L'ammonimento del questore è uno strumento che ha a disposizione la vittima maltrattata prima di proporre querela, per chiedere al questore che disponga, che ordini alla persona maltrattante di desistere da questo comportamento. Possono scaturire delle conseguenze principalmente di due tipi: si può arrivare al ritiro delle armi, cioè in fase preventiva, legalmente detenuta dal maltrattante, alla sospensione della patente di guida per 3 mesi, e poi, più chiaro, in caso di emissione del provvedimento di ammonimento, il reato di stalking diviene procedibile d'ufficio e non più autorevole. Della rete antiviolenza abbiamo parlato. Si è detto prima che la rete antiviolenza, per scattare, ha bisogno di una serie specifica di informazioni che devono essere fornite alla vittima di violenza di genere. E infatti l'articolo 11 del decreto legislativo 11 del 2009 prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari, le istituzioni pubbliche, tutte, quindi anche gli uffici di procura, gli ospedali, tutte, che ricevono dalla vittima notizia di reato, tra l'altro di maltrattamento in famiglia o di atti persecutori, devono fornirle tutte le informazioni relative ai centri di violenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima, e debbano inoltre provvedere a metterla in contatto con detti centri o le faccia richiesta. Le forze di polizia dovranno in ogni caso assicurare ogni forma di protezione possibile della vittima maltrattata, allocandola, se necessario, in una casa rifugio o in altra struttura protetta. Qui sta l'essenza vera della prevenzione. Senza la prevenzione è di mettere in sicurezza la vittima del reato. Dopodiché è stato implementato l'articolo 90 bis del codice di procedura penale, che elenca poi una serie di informazioni che devono essere date alla vittima di violenza, a tutte le vittime, in particolare alle vittime di violenza, perché diciamo, sia messa nelle condizioni di valutare al meglio le proprie capacità, le possibilità, le potenzialità che può utilizzare in vista della tutela dei propri interessi. La normativa prevede una tutela
maniera differenziata per la vittima maltrattata, per la vittima particolarmente vulnerabile. Il concetto di vittima particolarmente vulnerabile è un concetto che nasce dalla Convenzione internazionale e che tende a, diciamo, a tutelare la vittima di reato di violenza di genere non solo dall'autore del reato, ma anche dal processo, perché c'è un caso, c'è una vittimizzazione secondaria della vittima vulnerabile. La vittima vulnerabile è quella definita dall'articolo 94 del codice di procedura penale, e sono sempre da considerare persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, persone che sono affette da minore età, perché hanno minore età, sono affette da infermità o deficienza psichica, o che debbano considerarsi tale in ragione del tipo di reato, delle modalità, delle circostanze per cui, del fatto per cui si procede. Sempre sono considerate vittime particolarmente vulnerabili quelle vittime dei casi di violenza sessuale, quelle che sono affette da patologia mentale, le persone minori di età, le persone in stato di infermità o violenza psichica o deficienza, le persone in condizioni gravi di disagio sociale. La donna affetta da maltrattamenti spesso non denuncia perché non è nelle condizioni di ristabilire una propria indipendenza socio-economica. Le persone affette da particolari patologie, le donne in gravidanza a rischio. Non parlo del 403 perché dovrebbe essere la materia di cui dovranno parlare i civilisti, i servizi di polizia sostanzialmente che ricevono una denuncia di maltrattamenti in famiglia possono provvedere a mettere in sicurezza i minori, perché è chiaro che i minori devono essere tutelati immediatamente, quindi portarli in un luogo protetto, in un luogo sicuro e non affidarli ai prossimi congiunti che potrebbero invece a loro volta interferire nelle dinamiche di tipo, nelle dinamiche che si andranno sviluppando. Il 342 bis del codice civile credo che sarà trattato anch'esso dai civilisti, che è una forma di tutela anticipata della vittima maltrattata che può essere data anche dal giudice civile nell'ambito dei procedimenti di separazione, che possono comportare anche un divieto di avvicinamento, ordine di allontanamento dalla casa familiare, ordine di pagare una somma di denaro a favore delle vittime maltrattate, e la violazione di questi ordini può comportare un reato che oggi è previsto dall'articolo 388 del codice penale, che è stato appositamente interpolato. Ovviamente l'articolo 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede uno scambio di flussi informativi tra Procura della Repubblica e il Tribunale Civile che deve provvedere sui giudizi di separazione o di affidamento di minori, e così sono previste l'articolo 609 decest che prevede obblighi di comunicazione al Tribunale per i minorenni. Ora, concetti che ovviamente è vastissimo a vedere sul profilo giuridico, posso passare così solo per spunti. Importante invece è trattare dei principi normativi intraibili della normativa internazionale, perché sono principi che costituiscono il ius receptum, perché in forza dell'articolo 10 della Costituzione diventano normativa recepita dallo Stato italiano, ma con, diciamo, una normativa rafforzata rispetto alla legge ordinaria, prevalente rispetto alla legge ordinaria. Allora, i principi principali, gli aspetti meccanismi sono quelli della direttiva europea 29 del 2012 del Parlamento europeo, che ha prescritto ai singoli stati l'adozione di misure volte ad affermare concretamente il diritto di tutte le vittime a ricevere protezione durante le indagini penali mediante anticipazione per quanto possibile del momento della loro audizione, la riduzione al minimo del numero delle audizioni, la facoltà di essere assistita da un rappresentante legale o da persona di fiducia. Qualora l'esigenza di protezione che è presunta per i minori si manifesti nel corso delle indagini, viene in detta direttiva raccomandato che l'audizione della vittima sia svolta in appositi locali da operatori formati, specializzati, e se richiesto dalla vittima, da una persona dello stesso sesso, in modo che non ci sia una condizione di disagio. Nel dibattimento sono individuate
invece meccanismi per evitare il contatto diretto con l'accusato. Adanato di principi, si ispira poi alla Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Molto importante anche la Convenzione di Istanbul, che diciamo il padre in materia, del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che contiene l'articolo 3, lettera C, su questo mi soffermo, la definizione di genere, perché non esiste una disposizione di legge che stabilisca in cosa consiste la violenza di genere. Cos'è il genere? Lo possiamo desumere dai principi generali, ma un principio non c'è. C'è invece nella Convenzione di Istanbul, all'articolo 3, lettera C, e vi invito a leggerla perché sostanzialmente è una forma legata alla cultura ancestrale, alla cultura superata, se non controproduttiva. Leggetela bene, c'è tutta una serie di contestazioni che sono mosse, e questo non può altro che significare che è opportuno un intervento del legislatore italiano che specifichi esattamente in che cosa consiste la violenza di genere, anche in vista dell'eventuale immissione di eventuali aggravanti, circostanze aggravanti per i reati caratterizzati di violenza di genere. Ora, la Convenzione di Istanbul, diciamo sostanzialmente, viene poi recepita in varie parti dell'ordinamento italiano, specialmente in campo processuale, praticamente diventa diritto vivente. Naturalmente non posso soffermarmi i tempi, c'è questo per meglio che ore di lezione, quindi. Allora, una volta individuata la condizione di particolare vulnerabilità o la condizione di minorità, vanno comunque adottate le particolari precauzioni previste dal codice per sottolineare questi principi. In particolare due norme importanti sono l'articolo 362 come primo bis e 351 come primo ter. Quest'ultima disposizione prevede che la polizia giudiziaria, nel procedere all'esame di un minore, di una vittima vulnerabile per i reati di maltrattamento o violenza sessuale, debba avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Nello stesso, l'articolo 362 prevede che invece in questi casi l'ascolto della vittima deve essere fatto personalmente dal pubblico ministero. In tutto questo contesto viene emanata nel 2019 la normativa sul cosiddetto codice rosso, che ha avuto, diciamo, è nota più che altro per la ragione che ha velocizzato i tempi dell'indagine, dell'iscrizione del procedimento, ma più che altro imposto l'ascolto della vittima entro 3 giorni dall'iscrizione al fascicolo. Su questo naturalmente è sorta una serie di questioni interpretative, perché l'ascolto della vittima entro 3 giorni si può porre in contrasto con questo ius receptum di derivazione internazionale, con questi principi della normativa internazionale, che devono invece privilegiare modalità di ascolto differenti. E io le elenco queste situazioni di criticità che ci hanno indotto, negli uffici diciamo più avanzati, a disattendere l'obbligo di ascolto nei 3 giorni. I casi principali sono: la persona offesa è minorenne e deve essere sentita con modalità protette ai sensi dell'articolo 351, comma 1 ter, cosa che è difficilissimo fare in un termine così ristretto. Tenete conto dell'approccio psicologico, no? Difficile con un bambino minorenne che deve denunciare il genitore magari di violenza sessuale. Andare a prenderlo, strapparlo da casa, portarlo in ufficio e chi gli parla, cioè non è una di quelle cose che proprio si possa fare così del brutto, no, del brutto. Dico per raccontare il fatto. Oppure la persona offesa è maggiorenne ma è in condizioni di particolare vulnerabilità e deve essere sentita con modalità protette anche lei. Anche qui stessa situazione, è una figlia maggiorenne ma che convive in famiglia, che magari è anche in abito dei problemi. La persona offesa convive con l'autore del delitto ed una sua audizione potrebbe arrestare quest'ultimo e mettere a repentaglio l'incolumità della stessa. Qui è la stessa legge che prevede questa eccezione, perché prevede che l'obbligo di ascolto entro 3 giorni non vada disatteso quando c'è il rischio che la vittima possa ricevere delle conseguenze dannose. Oppure, ancora, ci sono i presupposti per chiedere l'incidente probatorio e quindi l'immediata assunzione della persona offesa al di fuori dell'incidente probatorio potrebbe
pregiudicarne la sensibilità. Due ascolti a distanza di pochi giorni diventano usura del test, quindi con rischi di questo genere. Occorre svolgere l'attività di indagine che sarebbe pregiudicata da immediata assunzione della persona offesa che non ascolta né denuncia né querela. Cioè cerchiamo le intercettazioni telefoniche in atto per altri reati. Una situazione di maltrattamento, certamente non andiamo a chiamare la vittima a dire quasi stiamo intercettando suo marito, ci dica un po' che cosa sta succedendo. Mi pare evidente che in questo caso non è possibile. Però il caso prevalente è questo, abbiamo fatto dei protocolli con la polizia giudiziaria grazie ai quali già dal primo contatto con la vittima la verbalizzazione è esaustiva ed integrale, cioè devono rispondere, devono, secondo un modello canonico di esame testimoniale, per cui sostanzialmente quando ci arriva il prodotto ci arriva già confezionato, e tranne che non ci siano delle lacune, la scopre entro 3 giorni è inutile, perché sarebbe un caso di destrazione e di usura del test assolutamente improduttivo di vantaggi per l'accusa. Ora, è intervenuta anche la Cartabia in materia. La Cartabia ha previsto, era già prevista quelle modalità di ascolto che ho detto prima, quando si ascolta, quando si assumono informazioni alla vittima vulnerabile, oggi è previsto che già al momento della denuncia o della querela vi sia l'obbligo, quando la vittima è particolarmente vulnerabile, se parliamo di situazioni in cui la vittima è quasi sempre vulnerabile, appena di nullità di ricevere la denuncia e l'esposto, la querela, con modalità di fono o videoregistrazione. Quindi questo supera quelle lacune a cui accennava Salvatore, perché poi nel dibattimento è molto difficile sconfessare una verbalizzazione effettuata già sin dal primo contatto con la vittima con modalità videoregistrate, che sono le preferite. Questo è un piccolo spunto che proviene dalla Cartabia. Non mi soffermo in modo particolare più sulle misure precautelari a cui ha accennato Salvatore, oggi possiamo in qualche modo fare l'arresto in flagranza. Ci sono ordini e divieti di avvicinamento che possono essere dati dal magistrato, non inquirente, dal giudice, ma anche dalla polizia giudiziaria, addirittura in caso di flagranza del reato, in caso di maltrattamento familiare o extrafamiliare, si può in questi casi addirittura pervenire ad un giudizio per direttissima, anche semplicemente sulla base dell'intimazione del divieto di avvicinamento o obbligo di allontanamento. Tra l'altro la violazione del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di allontanamento costituisce reato, ad esempio l'articolo 387 bis del codice di procedura penale, che consente l'arresto in flagranza, e siccome è un caso di arresto obbligatorio in flagranza, dalla fine del 2021 è possibile mettere custodia cautelare per la sola violazione di quel divieto o obbligo, senza tenere conto dei limiti edittali previsti per gli altri reati, quindi una forma agevolata di emissione del provvedimento custodiale in base al richiamo contenuto nella previsione di quell'articolo 291,5 del codice di procedura penale. Ora, un piccolo accenno che può fare al 299, mi avvio alla conclusione. Mi scuso, ma è complicato parlare di diritto in questa materia, è molto complesso. L'articolo 299 è la norma che prevede, sostanzialmente oggi è previsto che i provvedimenti che applicano misure nei confronti del maltrattante devono essere comunicate sia al difensore della persona maltrattata, sia ai servizi sociali che operano sul territorio. Ma la cosa più significativa è che la modifica di questi provvedimenti passa attraverso un contraddittorio pieno. Cioè prima, se il difensore chiedeva la revoca di un provvedimento custodiale, un divieto, un obbligo di avvicinamento ai servizi domiciliari, in questa materia, se il difensore era indagato lo chiedeva, l'unico interlocutore era il pubblico ministero, lo doveva controdedurre. Invece oggi è stato stabilito il principio che consente la controdeduzione anche al difensore della persona maltrattata, quindi una rivoluzione copernicana, e tra l'altro il provvedimento di revoca della misura gli deve essere comunicato, perché deve sapere
che c'è il rischio che la persona che era dentro ritorni libera, quindi con tutto quello che le conseguire in termini di incolumità personale. Ora, su questo incide negativamente un'altra criticità, poi mi perdo perché è troppo vasta la materia, io sono troppo appassionato c'è una criticità che nasce proprio con la riforma carceraria, cioè quei difetti di coordinamento che il governo ovviamente modificherà nel prossimo biennio, perché ancora c'è un biennio. Nell'introdurre le detenzioni sostitutive, quindi semi-detenzione sostitutiva, semi-libertà, semi-detenzione sostitutiva, finalmente in prova al servizio sociale, è stato previsto un meccanismo per cui il giudice di sorveglianza, al momento dell'applicazione concreta delle misure, e il giudice della cognizione, al momento in cui irroga la sentenza, possono inserire tra le prescrizioni per la pena sostitutiva, che è una pena che si svolge per gran parte del tempo in libertà e non in carcere, può inserire tra le prescrizioni l'obbligo di allontanare il divieto di avvicinamento alla vittima, il 282, comma 3, numero 3, comma 3. Se non che, una volta irrogata questa prescrizione, l'istanza di modifica può essere formulata solo dal condannato, cioè il condannato con 6 mesi potrebbe dire: giudice, revocami questo divieto di avvicinamento. E su questa procedura, che viene attivata in modo ufficioso, non è previsto né il contraddittorio con il pubblico ministero né il contraddittorio con la persona offesa. Quindi viene bypassato quel criterio previsto dall'articolo 299 del codice di procedura penale per la fase di cognizione, che non vale più nella fase esecutiva in tema di detenzioni sostitutive. Questo, per carità, ci stiamo cervellando per vedere come è possibile sopperire attraverso l'ausilio del UEPE, perché il problema nostro è capire quando si terrà l'udienza in cui si modificano le prescrizioni, perché non ricevono avviso naturalmente, no? E noi non lo però lo diceva l'UEPE, che è tenuto alla relazione. Quindi se l'UEPE fosse sensibilizzato, appunto, non so se c'è qualcuno degli uffici penali di esecuzione esterna questa sera, fosse sensibilizzato appunto da segnalarci la presenza di quell'istanza e quell'udienza, noi potremmo, e parlo anche a favore della persona offesa, si potrebbe ripristinare un modello virtuoso di contraddittorio pieno, che metterebbe ovviamente sia la vittima in via la sua, sia il pubblico ministero di fornire i mezzi pubblici per la valutazione del giudice. Mi fermo qui perché sennò andiamo. Lascio la parola ora alla dottoressa Cascali, psichiatra responsabile di alcuni centri della nostra provincia. E lei ci parlerà di aggressività e violenza. Perché e in che modo si manifesta? Ma perché tanta aggressività? Anche nelle nuove generazioni, anche nei linguaggi. Parte tutto da lì. Intanto buonasera a tutti, dopo tanta roba ci fermiamo un attimo, respiriamo e cambiamo registro, perché essendo io un medico chiaramente la mia visione della situazione è particolarmente diversa. È un medico di territorio, no? Perché sono una psichiatra e sono responsabile di 3 servizi per tossicodipendenza abbastanza gravosi qui nella provincia di Lecce. E in più lavoro tanto, tantissimo con le procure, con i tribunali di Lecce, di Brindisi, di Bari, di Taranto. Quindi vivo costantemente nella violenza, vivo costantemente nel dolore. Quindi veramente si vive in situazioni drammatiche. Ultimamente sta aumentando tutto. Sta aumentando tutto in maniera esagerata ed esasperata. Quello che diceva il dottor, una cosa volevo dire al dottore, per il fatto della mela, no? Diceva, vabbè, un concorso di colpa almeno, diceva così, però un concorso di colpa ce lo facciamo. Allora, proprio per questo, perché secondo me la violenza è violenza e basta, è dell'uomo e della donna e in generale.
e lì dobbiamo andare ad agire sulla prevenzione, perché la violenza si chiama violenza andando al di là di quella che è l'aggressività, perché l'aggressività è la parte istintuale dell'uomo, no? L'animale è aggressivo, l'uomo delle caverne è aggressivo perché aveva bisogno di recuperare i suoi, doveva vivere, per cui era aggressivo. Adesso, siccome tutto passa attraverso la cultura, tutto passa attraverso dei modelli appresi, diventa cultura, perché entra la violenza, fa parte di norme, di regolamenti, di condizionamenti morali e di tutto il resto, per cui entra a far parte della cultura. E se la cultura è quella che vediamo adesso a Sanremo, che un ragazzetto di 20 anni viene e butta all'aria le cose e nessuno fa niente e non va bene, cioè voglio dire. Gli adulti che non stanno funzionando più, e allora io questo vedo. Nei miei servizi a volte mi chiamano addirittura genitori per parlare dei figli quarantenni, anche i giornalisti. Ultimamente ho avuto la richiesta di un padre, più che giornalista, non mi dico dove lavora, mi chiama il padre per dirmi che ha problemi di dipendenza dal gioco, questo e quell'altro. Allora, qui avevo fatto tutta un'altra cosa, ma siccome mi hanno pregato di fare in fretta, perché dopo un dottore del donno che ha preso tutto il tempo, io devo lasciare spazio pure ai miei colleghi avvocati, no? Allora, non va bene. Quando noi parliamo dei bambocci, ma non è un modo di offendere i bambini, secondo me è un modo di ragazzi, secondo me è un modo di offendere gli adulti. In questo periodo sociale stiamo veramente esagerando, i genitori non esistono più, perché esistono gli amici, ma i figli, gli amici se li vanno a cercare, non li cercano i genitori. I figli vorrebbero delle persone adulte che insegnassero loro quello che devono fare. Noi genitori non insegniamo più a vivere, ma non va bene, perché è una forma di, è una finta democrazia, nell'educazione, a mio parere, democrazia non ci deve essere. Se un bambino è piccolo, devi dire tu quello che deve fare. Se alle 8 e mezza deve andare a letto, deve andare a letto. Non è che questi alle 11 di sera stanno in giro per il ristorante con la pasta. Ma è questione di regole. I ragazzi di adesso sono tutti ansiosi, voi forse non mi crederete, ma sono ansiosi perché li responsabilizziamo troppo noi adulti. Li facciamo crescere troppo in fretta. Non devono scegliere loro, devono avere dei punti di riferimento, ci devono essere delle regole, perché le regole date ai nostri figli li rilassano, perché sanno che all'interno di queste regole loro si possono muovere e non le devono scegliere loro le regole. Questa è la realtà, non le devono scegliere loro. Oggi con oggi si può discutere con i ragazzi delle regole, questo sì, ma non facciamo finta di dire vabbè fate, perché ai ragazzi gli arriva con un completo menefreghismo. Non me ne importa niente, fai quello che vuoi, non è democrazia, è finta democrazia. È finta democrazia ed è solo una forma di deresponsabilizzazione delle competenze genitoriali. Guardate, io veramente nel mio lavoro, nei servizi, ne vedo di tutti i colori, perché nei miei servizi, caro prefetto, vengono sia ragazzetti di 13-14 anni che si fanno la canna, una canna di stato, quello che si fa con piedi e becca, sono ubriachi, oppure vengono le persone tossicodipendenti, no? Dipendenti da sostanze, oppure vengono le persone dipendenti da dipendenze da comportamentali, no? Tipo il gioco d'azzardo, ultimamente così. Però veramente, e poi ci stanno quelli della sacra economia. Allora, voglio dire, vengono tutti là. Allora, i CERF, secondo me, io vi parlo tranquillamente, siete tutti avvocati e giornalisti, vi dico quello che penso, tanto so pure leggi, non mi possono licenziare. Allora, i CERF, fatti come sono fatti attualmente, non hanno senso di essere, perché c'è talmente tanta roba dentro, non ci sono le competenze, perché ora me l'hanno intenzione io, non c'è nessuno che li sostituisce. No? Allora, voglio dire, tutto il lavoro fatto in 30 anni di fatica va perso, non c'è nessuno per organizzare, per portare loro, no? Per la nostra esperienza, sì, si ricomincia, perché si ricomincia da capo, qual è il problema, è tutto così. Ma perdere tutto quello che c'è alla base, come non abbiamo più le basi, non abbiamo più niente. Questa è la verità. La violenza ultimamente è data perché ci stanno i ragazzi che vengono da noi, no? Non sono più tossicodipendenti puri come erano all'epoca, l'eroinomane non c'è più, adesso cocaina e alcol principalmente, i ragazzi a 15 anni dicono che è normale, cioè,
pensiero, avocaino, perché avocaino? Per dire, no? Perché? Ho le gambe che se le fanno tutte perché mi rilasso, ma mi devi dare la maniglia per rilassarti, no? Ma perché devi dare la canna? Che devi andare, perché non è il fatto della canna, non è vero che tu ogni volta che ti fai una canna per forza vai a finire a darci tipi di roba. No, però che fai? Frequenti gentaglia, frequenti spacciatori, frequenti di tutto e non va bene. Come questi spacciatori, no, questi qua del gioco d'azzardo, che fuori dal carcere possono chiedere delle pene alternative di venire, no? Ma voglio dire, tu giochi a carta in carcere e puoi uscire perché puoi risolvere il tuo problema. Non è vero. Allora, ci sta tanta violenza, non dico finta, ci sta un'esasperazione della violenza anche da parte delle donne. Io in tribunale vedo tanta roba, vedo tanti professori che sono veramente in difficoltà perché la ragazzetta di 15 anni dice che gli ha parlato, gli ha detto una cosa. Voglio dire, bisogna stare attenti, no, a sottovalutare assolutamente no, ma nemmeno ad esasperare. E nemmeno a dare, perché ci sono queste ragazzine di 14-15 anni, quelle di oggi, adesso, che si vogliono far votare, si vogliono far vedere, allora viene il giudice, gli avvocati che dicono le vittime, poi li trattano ancora più da vittime, e uno è felice e contento, perché adesso è facile fare le vittime. Facendo le vittime tu manipoli le persone, manipoli tutto, quindi questa è la situazione. Passiamo dall'aggressività alla violenza. Ci sono due modi ci sono due forze complementari che concorrono a determinare il comportamento umano. Vi dico questo e mi taccio, certo dire. E sono i fattori biologici, che sarebbero le capacità interiori, no? Cioè il modo di apprendere le cose e di fare le nostre esperienze, e queste forniscono all'individuo una gamma di comportamenti potenziali. E poi ci sono le forze sociali, che è il condizionamento sociale che ti indirizza questo comportamento da una parte o dall'altra. Ecco perché è tutto appreso. Cioè l'istinto, il raptus, voglio dire, mamma, il raptus, voglio dire, si deve insegnare l'amore sano, si deve insegnare il rispetto dell'altro. I ragazzi adesso, poverini, sono spaventati, ma hanno ragione, perché le ragazze mo ci passa niente. Cioè, voglio dire, ed è una cosa esagerata, è troppo da una parte ed è troppo dall'altra. Il maschio adesso deve recuperare un po' di ruolo, perché? Perché il maschio matura più tardi, perché il maschio ha meno attributi da mettere in mostra, quindi è in un momento in cui, come diceva il dottore Cosentino, siccome c'è stato questo salto evoluzionistico della donna, ancora abbiamo tanta strada da fare, essendo donna ho pagato tante conseguenze di tante porte che si sono chiuse dopo che si sono aperte, parliamoci chiaro, no? Però alla fine sono una donna libera perché non devo dire grazie a nessuno, sono arrivata alla mia età con serenità. Però voglio dire, non va bene così, perché le persone devono riconoscere il valore. Invece ultimamente di valore non si parla più, e questa è violenza. Anche il fatto di dover soccombere al valore, ma non dell'uomo, della persona che sta lì sopra di te perché si è trovata lui, capito? Non dipende dall'uomo, dipende dalla persona, sono le persone che fanno le istituzioni. E io questo volevo dire. E un'altra piccola cosa voglio dire, solamente pensando ai figli del femminicidio, che non piace nemmeno a me questa parola, vuol dire ammazziamo che ha ammazzato una donna. Questo fa molto effetto, perché? Perché fa effetto sulla vita sociale, no? È proprio l'impatto. E insieme a questi figli, i figli del femminicidio, cioè non si parla mai, perché anche i giornalisti parlano sia della vittima e sia dell'aggressore, ma dei figli. I figli. Cioè il vedere la donna come mamma, questo è difficile. Questi figli sono distrutti di base, ma come potranno mai superare? Un padre gli ha ammazzato la mamma, viceversa, un padre gli ha ammazzato la mamma e loro si trovano senza padre, senza mamma, perché la mamma è morta, il padre è in carcere e loro sono chiamati, orfani speciali. Orfani speciali. A me la parola speciale mi fa venire in mente una cosa di molto bello. Orfani speciali è una tragedia. Sono bambini che non hanno colpa e sono finiti già quando sono nati. Perché devono andare avanti con il cuore pieno di aggressività, di violenza, devono rispettare le istituzioni, quale istituzioni? Devono sapere che un padre sta in carcere. Voglio dire,
questo è femminicidio, la violenza assistita, come diceva il dottore, no? La violenza assistita è la seconda causa di maltrattamento dei bambini, che sono obbligati a vedere le mamme abusate o violentate o con le botte. Io però nel mio lavoro vedo tanti uomini purtroppo che soccombono anche a questa forma di manipolazione e di aggressività violenta. Come diceva, non sono solo le donne, sono gli uomini. Qua parliamo di donne perché sono più deboli in una percentuale altissima. Però forse bisognerebbe anche fare parlare anche di quanto le donne sono più dritte, sono, scusate, le donne, io ho più figli maschi, ma le donne sono più manipolatrici, sono più furbe, se vogliono possono fare del male molto più degli uomini senza nemmeno accorgersene. La violenza psicologica e la manipolazione è altissima, per cui voglio dire, concludo dicendo che norme e valori della cultura, sono tutti valori culturali, se la cultura deriva dalla violenza noi possiamo risolvere, cercare di alleviare, perché la violenza non andrà mai via dal nostro contesto, perché fa parte dell'uomo ormai. Possiamo solo cercare di contrastarla valorizzando i contenuti etici e ideologici della tolleranza e dell'altruismo. Purtroppo, dottoressa Pascali, i dati ci dicono che le donne sono vittime di violenza fisica. Ci sono del rapporto tra vittime e carnefice, voglio dire, è vero che sono vittime di violenza, ma molte volte la violenza si sa che avviene, si capisce. Quindi se noi vediamo i sintomi, se vediamo i segni, possiamo evitare tante cose. Qui dobbiamo muoverci, secondo me. Qui, perché voglio dire, è importante capire. Grazie per questo spunto di riflessione, saremo. Guarda, organizzeremo qualche incontro sulla alienazione parentale, ok? Allora, io lascerei ora la parola all'avvocato Emanuela Palamà, nonché il mio consigliere eletta all'Ordine degli Avvocati, vorrei un applauso, che ci sono davanti con me. Emanuela fa parte dell'associazione Azzurro Talento, assieme all'avvocato Gallo, e anche lei parlerà di temi strettamente giuridici con riferimento alla recente riforma di Italia, e quindi lascio la parola a Manuela. Mi dispiace dover dire di rimanere nei tempi, perché altrimenti la direttrice del sistema ci manda via. Io ringrazio perché è stata veramente molto disponibile, ci ha occupato la sala, ha portato i fiori e molto vicino a noi. Grazie alla direttrice del Cristiano, a lei, una donna, vicepresidente di Federal Bank, e anche una donna con le di maiuscole. Grazie per la parola, buonasera a tutti. Io cercherò di tenere fede all'impegno di contenere il mio intervento in pochi minuti, e quindi ovviamente non potrò essere esaustiva nella trattazione del mio argomento. Ecco, però io tratterò proprio l'intervento di natura civilistica che ha introdotto la riforma Cartabia. Sente molto forte il microfono, mi rimbomba, forse con la stecca. Voi mi sentite? Perché sentivo un ritorno nell'orecchio, che non mi si accavallavano le parole. Scusate. Sì, così va bene. Come se c'è stata a te, no? No, non distruggiamo niente, assolutamente la violenza è bandita.
Allora, dicevo che il legislatore della riforma Cartabia nel 2021 è appunto intervenuto anche in ambito civilistico, dedicando un'intera disciplina proprio pubblicata della violenza domestica di genere, che ha introdotto nel codice di procedura civile, tra le disposizioni speciali del capo quarto bis diviso in secondo, nell'ambito dei procedimenti in materia familiare, in materia di famiglia, persone e minorenni. Ecco, il legislatore della riforma Cartabia muove dalla consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere e domestica debba passare non solo attraverso le norme penali, ma anche attraverso provvedimenti di natura civile, soprattutto nell'ambito dei giudizi in materia di famiglia e minorili, che rappresentano il luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica, per cui tutta la normativa che è stata introdotta ha proprio il fine di permettere al giudice di intercettare i segnali della violenza sin dalle prime battute e di affrontare degli accertamenti preliminari, ovviamente per verificare la sussistenza, almeno sotto il profilo del PUMS, delle condotte violente di condotte di violenza domestica di genere all'interno della famiglia o di abusi familiari, per adottare dei provvedimenti a tutela della vittima, dei minori, evitando la cosiddetta vittimizzazione secondaria, quella vittimizzazione secondaria di cui ha parlato anche il dottore De Don, che diciamo, è uno dei principi proprio della Convenzione di Istanbul. Che significa vittimizzazione secondaria? È stato detto, cioè si vuole evitare il rischio che la donna o la vittima di violenza possa in qualche modo rivivere la violenza subita, cosa che può accadere anche quando le autorità che sono preposte all'accertamento della violenza non intercettino, non riconoscano o diminuiscano i segnali della violenza e quindi fanno ripiombare in qualche modo la vittima della violenza in quel ciclo a cui aveva cercato di sottrarsi. Il legislatore è ben consapevole appunto della difficoltà per le donne o delle vittime di violenza, senza adesso diciamo, per usare una terminologia più ampia, la difficoltà per la vittima di violenza di denunciare appunto la violenza subita, perché molto spesso chi agisce la violenza promette che non lo farà più, che è stato un fatto episodico, e quindi induce la vittima a non portare all'esterno la situazione di violenza subita. La normativa, le norme che sono state introdotte nell'ambito del codice di procedura civile, nella sezione prima, sono state introdotte, sono degli articoli che vanno dal 473 bis.40 al 473 bis.43 del codice di procedura civile, e sono delle disposizioni che si applicano nell'ambito dei procedimenti familiari minorili quando vengono allegate negli atti introduttivi le condotte di violenza domestica o di genere o di abusi che sono poste in essere da una parte nei confronti dell'altra oppure anche nei confronti in presenza dei figli, quindi viene ricompresa anche la violenza assistita. Il legislatore non ha voluto utilizzare queste condotte proprio per rendere per ampliare per quanto possibile l'ambito di applicazione di questa normativa tutte le condotte violente, anche quelle che possono essere perseguibili penalmente, perché per esempio è intervenuta una causa di estinzione del reato, la prescrizione, oppure si tratta di fattispecie criminose perseguibili a querela di parte, per esempio sono decorsi i termini per proporre querela. Ciò non di meno, queste condotte hanno una rilevanza in ambito civilistico, sia ai fini per esempio dell'adozione di un provvedimento di addebito della separazione, ma soprattutto a tutela dei figli, quindi quando si tratta di disciplinare l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita dei figli, perché ovviamente un genitore che è stato violento nei confronti dell'altro non può comunque considerarsi un buon genitore, avendo esposto il figlio ad una violenza assistita e avendo veicolato un messaggio educativo sicuramente distorto che l'ordinamento e quindi il giudice deve necessariamente censurare.
E questo anche in omaggio proprio all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che prevede espressamente che quando vengono allegate condotte violente all'interno della famiglia, il giudice deve tenerne conto nell'adozione dei provvedimenti che disciplinano i diritti di custodia e di visita, garantendone la massima sicurezza. La norma, tutta la normativa, questa disciplina per garantire al giudice, all'autorità procedente una trattazione quanto più celere possibile, ma anche tesa effettivamente ad accertare la fondatezza delle allegazioni, delle condotte violente che sono state segnalate da una delle parti, prevede degli oneri di informazione e di allegazione a cura delle parti, cioè è necessario indicare al giudice se eventualmente esistono procedimenti pendenti o anche definiti, sempre relativi agli abusi o alle violenze. Devono essere già fornite al giudice la copia di accertamenti svolti eventualmente in altre sedi, per esempio verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, oppure i verbali di dichiarazioni dei testimoni resi in sede dibattimentale. Devono essere anche forniti eventuali provvedimenti adottati da altre autorità civili, penali, minorili o da pubbliche autorità, per esempio proprio si faceva prima riferimento al decreto di ammonimento del questore nei confronti dell'autore della violenza domestica. Il giudice può a sua volta poi assumere l'ufficio, svolgere una attività istruttoria d'ufficio anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, sia pure nel rispetto del contraddittorio, proprio per acquisire in maniera quanto più celere possibile, più esaustiva possibile, pur essendo ovviamente un'istruttoria sommaria, tutte gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza delle allegazioni. Questo perché? Perché intanto se effettivamente il giudice diciamo, accerta che le condotte di violenza si sono perpetrate in danno o dell'altra parte, di un coniuge nei confronti dell'altro, di un partner nei confronti dell'altro o in presenza in danno dei figli, intanto non può assolutamente invitare le parti a un tentativo di conciliazione né tantomeno alla mediazione familiare. E anche qui, in ossequio al disposto dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, che vieta espressamente il ricorso a misure alternative di risoluzione dei conflitti, comprese anche la conciliazione e la mediazione, quando vengono allegate condotte violente. E sempre per lo stesso principio di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria. Perché? Perché intorno ad un tavolo di conciliazione e di mediazione la donna o la vittima di violenza non sarà mai in una posizione di parità rispetto all'autore della violenza e quindi ovviamente quella dinamica di sopraffazione violenta tenderà a ripetersi anche in quel contesto. Lo stesso lo svolgimento delle udienze, sempre per evitare i contatti diretti tra la vittima della violenza e il suo autore, il giudice può disporre o lo svolgimento dell'udienza da remoto oppure eventualmente stabilire degli orari di comparizione diversi in modo tale che fermo restando la presenza dei difensori e quindi la garanzia del contraddittore dietro però si eviti il contatto diretto tra autore della violenza e vittima della stessa. Quando se il giudice dispone che la vittima della violenza sia collocata in una struttura protetta, può anche disporre la segretazione del luogo dove essa andrà a dimorare. Ugualmente l'ascolto del minore, e poi mi taccio, anche l'ascolto del minore verrà adottato con particolari cautele in modo da evitare il contatto diretto tra il minore stesso e l'autore della violenza,
agita o direttamente nei suoi confronti o comunque nei confronti dell'altro genitore, ma che esponendolo in una forma di violenza istituita. Il giudice deve condurre l'ascolto personalmente ed eventualmente, se per esempio è stato già ascoltato in altra sede, non per esempio davanti al giudice penale in sede di incidente probatorio, il giudice, per evitare la vittimizzazione secondaria anche in danni del minore, che quindi il minore si ritrovi nuovamente a rivivere la violenza subita attraverso la narrazione di quei fatti, il giudice con provvedimento motivato può anche non procedere all'ascolto e acquisire quei verbali, le videoregistrazioni dell'ascolto. I provvedimenti devono essere adottati tenendo conto della specificità ovviamente del caso concreto, garantendo la sicurezza e non solo, ma garantendo, avendo rispetto, e questo è proprio codificato, espressamente previsto, il rispetto per la dignità, la sfera personale e la personalità della vittima. Stefano Gallo approfondirà ancora questo punto sulle tipologie di storia, con l'avvocato, giovane avvocato penalista, amante del calcio come molti di voi, lui fa l'osservatore del Monza Calcio, anche questa grande passione, però è un avvocato, un penalista, e ci parlerà di alcune esperienze che ha vissuto non da storia, ma da avvocato di... Avvocato di vittime di Soto. Grazie, buonasera a tutti. Intanto devo prima di tutto ringraziare l'associazione Azzurro Salento che ha organizzato questo evento e che l'associo mi ha anche chiesto di intervenire, no? Vuol dire un parterre di relatori veramente d'eccellenza. Quindi complimenti all'associazione, complimenti a Mena, perché sia il presidente dell'associazione sia ogni giorno la sua attività istituzionale nell'ambito dell'ufficio di presidenza, dell'ufficio ufficiale dell'attore, e devo dire che, come diceva Socrate, c'è un solo male di ignoranza, c'è un solo male di conoscenza. Conoscere le cose significa attivare, sensibilizzare. Ricordo un'iniziativa, ad esempio, a Orlando, in cui c'erano dei bambini che rappresentavano dei film d'Angioletti, ognuno raccontando la storia di una ragazza che non c'è più e che probabilmente è una delle quali è questa sera rappresentata dalla mamma ed è qui con noi, no? Mi ha fatto piacere sapere che c'è lei. Ricordo quando poi si accesero le luci, eravamo tutti con gli occhi lucidi, perché certe cose, quando si partecipa, insomma, le desideri di una persona. Quindi benvengano queste iniziative anche per farci capire l'importanza del problema sotto vari aspetti. Io sono stato... Grazie. Io sono stato chiamato prima del mio intervento, mentre parlavamo dal procuratore De Donno, che mi ha chiesto con la sua usuale cortesia, io mi venga una profonda e sincera stima nei suoi confronti, cioè, di cosa vuoi parlare per non sovrapporci, ma veramente io sono qui per ascoltare lei, sinceramente, perché si può solo imparare dalle persone che hanno veramente una competenza straordinaria, che dimostrano ogni giorno sul campo e che questa sera ci hanno, così come il dottore Cosentino, al quale poi mi ricollegherò dopo invece, e ci hanno veramente dato qualcosa. Io questa sera sono stato qui per imparare tante cose che non sapevo, e questo è un arricchimento importante di cui ringrazio i relatori. Volevo parlare infatti di alcune cose, ce le siamo dette prima, però poi in realtà non mi sembra il caso, devo essere sincero. Però alcuni spunti, come spesso capita in questo tipo di situazioni, vengono fuori dagli interventi dei relatori, per cui parti con l'idea di parlare di qualcosa, poi in realtà tiene in mente qualcos'altro. Allora, il dottore c'era prima, il dottore De Donno, ha citato la Convenzione di Istanbul, che è stata importantissima, è stata poi ratificata dall'Italia nel 2013, è stata sottoscritta da tanti paesi, e sostanzialmente ha parlato dell'articolo 3, parlava che cos'è il genere. Allora, dottore, noi siamo venuti qui questa sera per parlare di genere, di identità di genere, ma il genere non è più quello a cui noi siamo abituati, genere femminile o maschile. Al limite a scuola c'era il neutro, al latino, che ha fatto il latino. Oggi, quando si parla di genere, noi qui questa sera abbiamo chiaramente un grande piacere affrontato soprattutto nell'ottica rosa la questione del genere, ma di genere ne sono ben 70 sottogeneri, secondo alcuni
Various Human Rights Code, che vale di 70 codici. Io ho un mio amico carissimo che sta in Svizzera, lavora con una multinazionale di quelle che conosciamo tutti, nel questionario genere non è che c'era maschio M, femmina F, c'erano 70 da cui potevi scegliere, 70 generi. E per esempio ne leggo qualcuno perché, ad esempio, cisgender, agender o genderless, quindi bigender, gender fluid, gender queer, pangender, transgender, eccetera. Questo cosa significa? Significa che nella realtà anche nostra quotidiana dobbiamo cominciare a ragionare in termini internazionali, in diritto internazionale, perché effettivamente questo tipo di situazioni si verificano nella realtà di giorno. A me, piccolo avvocato di un paese che si chiama Mattano, ieri in studio, ieri, non mille anni fa, ieri, con una ragazza, alla madre, una ragazza precisa, con la mamma, che mi ha chiesto come fare per cambiare il genere. Ma io mi sono dovuto ovviamente documentare, devo dire la verità, sul momento, perché non mi era mai capitato prima, quindi bisogna fare un ricorso per la rettifica dell'attribuzione di sesso. Quindi come funziona? Funziona così, è contenzioso tra l'altro, non è volontaria giurisdizione, addirittura è contenzioso, ma è contenzioso tra l'altro, ovviamente c'è una parte e c'è una controparte, no? Mi ponevo questa domanda, la controparte chi è? Questo, quando andrò a scrivere al ruolo, chi scrive? Nella controparte della descrizione al ruolo non so sinceramente chi scrive. Quindi, fatta questa premessa, mi è sembrato così interessante fare, perché ripeto, stavamo parlando di genere. Non approfondirò gli aspetti legati alla Cartabia, che la Cartabia veramente si insinua in un solco, che dicevo, parte dalla Convenzione di Istanbul, che segna in chiaro, diciamo, spartiacque nella lotta alla violenza domestica, alla tutela delle donne, diciamo, viene eseguita dal codice rosso, di cui si avete parlato ampiamente e diffusamente, che quindi è la legge 69 del 2019, e da ultimo la legge 134 del 2021 della Cartabia. Ci sono tanti aspetti che sono stati già sviscerati dal dottore Donno. Io avrei voluto parlare ad esempio proprio dei problemi pratici che sono già verificati da subito con il collegamento, diciamo, problemi proprio di coordinamento tra le norme, come diceva giustamente il dottore Donno, tra il codice rosso, la Cartabia in quei casi in cui è andata a normare, ad esempio come si parlava prima, a prevedere l'arresto in flagranza nel caso di violazione di uno degli articoli introdotti al codice rosso, quello per esempio del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati, insomma, dalla persona offesa, e sulle problematiche fra queste norme e il nostro impianto normativo, il nostro ordinamento preesistente, il nostro codice di procedura penale, dove prevedeva, come diceva giustamente procuratore, il fatto che una persona arrestata in flagranza poi veniva portata davanti al giudice per udienza di convalida e in quella sede veniva scarcerato, perché, cioè, non veniva convalidato l'arresto, perché ovviamente la pena edittale non superava i 3 anni. Ecco, allora queste cose le ha già spiegate il dottore, me le ha spiegate anche a me prima, quindi anch'io sono stato questa terapia a prendere appunti come voi. Concludo dicendo cosa, che bisogna veramente fare un discorso culturale. Lo si è detto prima, ecco perché mi ricollego al discorso del dottore Cosentino, che ha fatto un bellissimo escursus storico, normativo, spiegando cosa? Che quello che cambia nel tempo è l'opinio iuris ad necessitatis e la virtuositas. Cioè, quello che noi, la virtuositas è un comportamento ripetuto ogni giorno, con la convinzione, l'opinio iuris, che sia giusto, che sia corretto farlo, e che quindi poi diventa una consuetudine, poi il diritto segue la consuetudine e diventa una norma. Questo è successo. Cosa è successo quindi? Che tutti noi, prima di noi altri, prima ancora altri, nel tempo abbiamo maturato delle convinzioni, abbiamo cambiato il nostro modo di pensare e le norme hanno seguito i cambiamenti, sempre naturalmente con un gap di ritardo, sempre cercando di adeguare qualcosa di astratto a quello che ogni giorno invece la realtà mutevole cambia. Grazie. Maria Teresa Carrozzo.
direttore di Ancona Sud, saluto qui tutte le testate presenti, i giornalisti che rappresentano le varie testate, i vari enti giornalistici di riferimento. E la Carrozzo da poco ha iniziato una trasmissione che si occupa di cronaca giudiziaria, quindi a lei voglio dare la parola e chiedere. Io ho preparato una domanda. Vabbè, quanto il giornalismo deve essere puntuale e preciso nel descrivere i fatti di violenza, ma come vi ponete voi giornalisti, seguendo anche che si parla di deontologia, ci sono 5 punti di deontologia che vengono assegnati a questa giornata, a chi ha presentato questa giornata, come vi ponete voi dal punto di vista deontologico di fronte ai fatti di cronaca e di fronte al segreto istruttorio? Grazie a me, Maddalena. Buonasera a tutti, grazie della domanda, solidarietà femminile. Io vi ringrazio di essere stati, aver resistito fino all'ultimo, anche se gli argomenti sviscerati in questo convegno sono stati veramente diversi e molto importanti. E occorre una precisazione, io non sono il direttore di Antenna Sud, ambisco a diventarlo, non lo scopro, ma al momento ancora non lo sono, sono il capo redattore della provincia di Lecce, il direttore che ovviamente conoscete e salutiamo, è il dottor Gianni Sebastio di Taranto. Tutto quello che concerne la parte deontologica, anche gli saluti istituzionali che ha fatto il vicepresidente, lei ha fatto dei passaggi molto importanti, attenendosi a quelli che sono dei doveri che noi giornalisti abbiamo. Ti ringrazio per aver citato la trasmissione che ormai è il secondo mese, che è Processi di Puglia, è una trasmissione che ci impegna molto perché va ad abbracciarsi con quello che giustamente ha detto il segreto istruttore. Processi di Puglia è una trasmissione un format innovativo, non ci siamo in realtà inventati niente, abbiamo voluto riportare in Puglia Basilicata quelli che erano il vecchio format Un giorno in pretura, al quale io sono molto legata effettivamente perché figlia d'arte, mio padre era un avvocato e io mi ricordo queste serate con lui a guardare questi processi e quindi per me ha un valore affettivo. E mi sono resa conto di quanto in questo momento il cittadino sia lontano dai palazzi di giustizia, tenda a perdere fiducia con la giustizia, anche in vista e in virtù di quelli che sono stati poi i processi, le inchieste che hanno coinvolto i palazzi, i magistrati, le procure, gli avvocati, e la promiscuità tra colletti bianchi, insomma quello che sappiamo benissimo, perché è un parterre d'eccezione, la platea è una platea d'eccezione, quindi non mi dilungo in approfondimenti su quello che è il momento. Per cui abbiamo pensato che aprire i palazzi di giustizia e far vedere cosa è un processo alle persone dette comuni, che può essere la signora Maria, che può essere l'impiegato di banca, che però non ha il tempo, che grazie a Dio non ha avuto l'esperienza di andare in un tribunale, o coloro che ancora vedono l'avvocato come qualcosa di distante, non sanno cosa vuol dire la ringa di un avvocato penalista, abbiamo deciso di aprire i palazzi e portarli nelle case e far vedere cosa accade qui in Puglia, quindi inchieste reali, sono state inchieste delle case popolari. La difficoltà a cui la consigliera di qualità faceva riferimento del segreto istruttorio è anche quello, come il questore e del comandante Denver mi insegneranno, è la difficoltà di affrontare dei processi che sono ancora in corso, perché è un camminare sempre borderline, perché come la dottoressa Fattiello dell'Ordine ci insegna, noi dobbiamo fare il giornalismo ma senza andare a condizionare l'esito del processo stesso, noi dobbiamo andare a riportare una notizia senza però portare dei giudizi, senza fare delle considerazioni. Ovviamente noi giornalisti, chi fa giudiziario, qui vedo tanti colleghi, compagni di microfono, noi facciamo giornalismo di strada, andiamo a raccogliere notizie, ne passiamo giornate nei palazzi, che sono ovviamente le procure, i tribunali, sono i nostri rapporti, le nostre fonti segretissime che ogni giornalista ha e coltiva privatamente, e raccoglie informazioni che non possono essere divulgate, non possono essere utilizzate, ma noi utilizziamo intimamente per andare a interpretare e a raccontare una storia per renderla accattivante.
perché il compito del giornalista è questo, che è difficoltoso anche quando si trattano temi di violenza di genere, per ritornare al tema attuale. Noi andiamo a raccontare, a vivere delle situazioni, perché molto spesso arriviamo prestissimo insieme alle forze dell'ordine sui luoghi dove sono stati degli omicidi. Imma, noi siamo conosciuti proprio in un'intervista speciale fatta in un'occasione tristissima che ci ha sconvolto e ti ha sconvolto. E arriviamo insieme a coloro che devono raccogliere proprio le notizie e portare avanti delle indagini. Dobbiamo raccogliere notizie e renderle accattivanti, raccogliere le notizie giudiziarie, dobbiamo metterle in rete con quello che è il contesto sociale, dobbiamo metterle in rete col contesto emotivo, e tutta questa rete poi deve essere anche giornalisticamente accattivante, quindi bisogna fare il titolo che permette alla carta stampata di vendere maggiormente, ma il giornalismo televisivo nel mio caso è quello di fargli dare subito l'imprinting al telespettatore che vedendo il titolo voglia rimanere a vedere quel servizio, o ancora peggio, il nostro giornalismo è cambiato perché noi adesso siamo vittime, partecipi, carnefici, succubi, lo usiamo il giornalismo veloce, il giornalismo mediatico, i siti, i social, perché la notizia va sempre battuta velocemente con le parole chiave. Ecco, è lì che si tende a scivolare, perché quella parola chiave va a toccare l'emotività e può far male. E io con Imma più volte ne abbiamo parlato, mi sono scusata personalmente perché noi giornalisti presi dal raccontare la notizia alle volte tendiamo a perderci dei particolari che effettivamente a livello deontologico non andrebbero raccontati. Il testo unico dei doveri del giornalista, a cui la vicepresidente Borghi faceva riferimento, è molto attento a delle regole cardine che dobbiamo seguire. E noi non dobbiamo dare giudizi, noi non dobbiamo rendere spettacolare un dramma, perché dietro a quei drammi ci sono delle famiglie, ci sono delle persone. E quando la dottoressa Pascali poco fa diceva si parla dell'omicida della vittima, non si parla dei figli, è perché spesso i minori vanno tutelati, si decide di non parlarne alle volte. Sì, no, in questi sì, vanno sempre tutelati, ma in questi casi rispondevo alla dottoressa Pascali, perché non si parla dei figli? Perché si va in quel terreno estremamente minato, per cui si cerca di raccontare una storia tutelando principalmente quelli che sono i minori. Così come quando si racconta una storia, un femminicidio, parola orrenda, ma che tende a sintetizzare l'uccisione di una donna. Noi giornalisti spesso per colorare, ma anche per contestualizzare l'evento, diamo particolarità e andiamo a scavare in quello che magari è stata la storia della vittima stessa. E c'è una dinamica che si chiama victim blaming, cioè colpevolizzazione della vittima, che tende a scavare nel passato, nelle passioni della vittima stessa, e addirittura anche ragazze che amano il trucco, amano seguire la moda, amano essere sui social, possono spesso essere additate e quelle possono diventare degli alibi per quelli che sono stati gli assassini. Ecco, questo è il margine molto difficile nel quale noi giornalisti quotidianamente ci muoviamo. E cerchiamo di non scivolare, anche se mi rendo conto che alle volte nella scrittura veloce, nella scrittura televisiva, è un errore che si va a compiere. E due passaggi importanti volevo fare. Io ho preparato un intervento, come sempre si fa quando si partecipa a dei convegni, però poi quando si fa un convegno con delle persone dinamiche e preparate come quello odierno, si hanno tanti spunti, per cui poi rimanere a un discorso che va dato al tavolino prima è difficile. Volevo dire all'avvocato Gallo che i generi sono già superati, perché siamo nel momento in cui i ragazzi definiscono fluidi.
quindi parlare di generi effettivamente diventa difficile, anche voler dei stereotipi sessuali diventa difficile, perché vuol dire quasi voler arginare quello che poi può diventare, da chi magari ha una cultura un po' più chiusa, può diventare quasi una condizione negativa, una percezione negativa. E così come volevo dire, rispondere anche alla dottoressa Pasquali, quando si dice che le donne sono manipolatrici, possono spesso fare dei danni peggiori degli uomini. Ecco, questa è una frase che magari detta in un contesto del genere da un uomo forse avrebbe fatto un pochino più scalpore. Perché quando una ragazza, io sono mamma di due donne, una ragazza di 20 anni e una di 15, però quando una ragazza di 15 anni cerca attenzione, magari ha degli eccessi, dice delle bugie, magari lo può fare anche per cercare, è una richiesta. Ok, Francesco, a te le conclusioni. Pronto, a te le conclusioni. Posso parlare? Buonasera a tutti, scusatemi se il video mi impedisce di essere presente, ma come Mila Dantini sa, come posso dire, instancabile Mila Dantini, che fa sempre del territorio un'occasione per iniziative importanti. Davvero, una vedere del ministro Nordio, che ho dovuto necessariamente adempiere nel mio ruolo di vicepresidente della televisione. Ma niente di preparabile, perché oggi le tecnologie ci consentono in qualche maniera di essere presenti pure a distanza, anche se diciamo però, francamente, i temi di questo genere, le distanze sono mai ospitabili. Il tema è prima che può apparire, voglio soltanto apparentemente, già interdiscusso. Prima che ha visto l'atto legislativo con il codice rosso nel 2019 e che in qualche modo diventa oggetto costante di discussione anche all'interno del Parlamento, non si diverna certamente una realtà così complicata. Devo dire subito che noi dobbiamo partire da un dato oggettivo, quello drammatico delle statistiche, drammatico degli storici. La realtà che vince qualsiasi forma di resistenza alla vince qualsiasi forma di resistenza, sicuro è importante un tema come questo. Noi abbiamo preso atto già da tempo. Ministero della Giustizia in particolare posso dirlo perché si tratta di un programma che è stato inviato dal Presidente del Consiglio poco fa, ha ribadito che nel programma della giustizia completamente ribadito cronologico sta il prezzo gruppi di maggioranza che formano la elezione, vedete siamo tre di vice ministro di Stato Comunitario, tutti abbiamo ribadito il tema di un conosco, la necessità di includere nel programma della giustizia un monitoraggio con revisione della disciplina afferente alla violenza di genere e tutto quello che può riguardare un fenomeno che è sotto gli occhi è estremamente drammatico. Allora la prima notizia è che il governo non si è accettato né a Codice Rosso né alla legge 59 del 2022 né alle norme della legge di bilancio che hanno portato 50 milioni di euro di investimenti per in qualche maniera continuare a fare, né al piano strategico nazionale per poter organizzare una resistenza armata normativamente nei confronti di queste situazioni. E allora in questa consapevolezza la ricostruzione di quella della situazione attuale non è secondaria. Perché le norme si cambiano allo quando si rende conto che funzionano con un governo che consenso ha certamente la capacità, anche se sono così viste, che può
possono essere affrontate per il precedente. Allora possiamo dire che il nascimento delle prime decisioni ha forte complessità. Io non credo che aumentare in 2-3 anni portarle a 10 anni per avere lesioni gravi o la soppressione delle lesioni gravissime dentro del reato, diciamo, che ha aggravato, tanto che possa essere indeterminata. Come diceva ieri, la sanzione arriva sempre a sottotarsi, la punta delle sanzioni è più una sorta di antidolorifico che in realtà una funzione. E come più credo, tra l'altro, che avere anche dentro flusso il tempo, il rapporto spazio-temporale per l'intervento sulle indagini entro 3 giorni, sia un termine che qualche volta è addirittura troppo lungo rispetto a quello che c'è da cercare. La parola in questo caso è una sola, prevenzione. La prevenzione è quella che consente di intercettare la possibile involuzione di episodi che possono accadere quasi ordinari nella litigiosità, che può essere anche i rapporti affettivi, i rapporti domestici, i rapporti qualche volta che non hanno queste caratteristiche, l'occasionalità può correre il rischio di essere sottovalutata. Quindi il termine dei 3 giorni qualche volta può essere addirittura troppo, può essere eccessivo. Quale può essere una soluzione su cui io vorrei che tutti mi consentessimo per poter esprimere tutti una valutazione con il consiglio? È prevista nel codice rosso con la necessità di corsi di formazione della specialità degli ingegneri per poter essere, diciamo, distaccati di volte le indagini relativamente a questi reati. Io credo che la formazione debba comprendere anche la capacità di intercettare in senso fisico, in senso formatore, di indagini, fenomeni che si celino dietro episodi apparentemente legati tra loro, non connotati in una certa realtà, ma la formazione deve essere in condizione di capire quelli che sono i casi più gravi nell'ambito delle e questo richiede che in ogni situazione, almeno in quelle principali, vi sia un esperto che possa in qualche maniera fornire un corso di formazione che ci metta nelle condizioni di capire se una denuncia è appunto in un litigio o una denuncia di potenziale omicidio. Ecco, questo passaggio formativo a me sembra assolutamente necessario perché si possa, ripeto, intervenire prima che accada l'evento irreparabile. E questi corsi di formazione dovrebbero avere un altro scopo, quello della immediata protezione. Perché quanti episodi gravissimi accadono perché dopo la denuncia, la denunciante torna a casa e dopo un po' accade delle paralisi. Allora, se noi fossimo in condizione di percepire al momento della denuncia la gravità del fatto e immediatamente rispondere una protezione nei confronti della denunciante che va incontro a questo tipo di situazioni, diciamo, che possono non apparire gravi, ma sono di nostri esperti, che comprende certi segnali che sono capaci di una involuzione patologica e possono portare addirittura a mettere in pericolo l'incolumità personale, è proprio che questo è un passaggio che arriva in 3 giorni ancora estremamente sintomatico. Cioè noi dobbiamo essere capaci in questo pianeta di andare prima di colui che poi intende porre fine a tutta relazione, al rapporto, per dire. Eccomi qua, colui che intende porre fine a un rapporto virtuale, con un virtuale, diciamo, affettivo, personale, comunque però con un rapporto mediante la eliminazione di quello che da essere un punto di apparente esperimento affettivo diventa un nemico, perché poi la involuzione dalla non posso dire, volontà di creare particolarmente un rapporto, comunque di non interrompere, alla necessità di eliminare le ragioni del proprio sistema, sono molto più vicine di quanto si possa. E a fronte di questa, diciamo, realtà, stavo prima, diciamo, correttamente affrontare un tema a me molto caro, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Perché anche questo visuale si deve sfruttare per le cose che all'autorità di polizia,
ovvero alla stessa autorità giudiziaria, per questo clima di distanza tra cittadini e le aule giudiziarie, le stazioni federative e le giudiziarie. Da questo punto di vista noi possiamo fare tanto. Io sono convinto che il Ministero non debba più essere un luogo posto sulla cima di una montagna che per essere raggiunto ha bisogno di cittadini e di famiglia. Sono convinto che il Ministero debba stare in questo momento, debba testimoniare la sua non vicinanza o la sua presenza sui temi così delicati, anche sui ministri, anche in incontri con la legge culturale che non hanno magari il prisma della istituzionalità comunque formale, ma che servono comunque a fare cultura nell'interesse dei principi costituzionali, come sono scritti nella testamento. Un ministero che quindi deve provare a riannullare, fino a un punto. Ma per tale voce non basta il ministero. Ho ascoltato prima l'intervento del professore De Donno, sempre così equilibrato, ma c'è bisogno dell'aiuto dei magistrati, dell'aiuto degli avvocati, dell'aiuto dell'Accademia, di tutti coloro, di tutti i protagonisti, diciamo, di cose che in qualche maniera attestano la squadra del ministero. Vogliamo provare a dare al cittadino la sensazione che la giustizia da essere in qualche modo ostile o indifferente, che è una giustizia amica delle persone del bene, del cittadino che non ha nulla da temere. Ecco, credo che questo passaggio è un passaggio culturale importantissimo per restituire alle vittime la fiducia nelle istituzioni. Perché se noi continuiamo, e sono d'accordo con chi ha posto questo problema, come un problema che è preliminare o pregiudiziale rispetto a tutte le altre, diciamo così, scelte. Se noi non realizziamo il rapporto cittadino, facendo, cercando di fare squadra in qualche maniera, anche, posso dire, con un adempimento che sia in qualche maniera sempre rispetto a quelli che sono i diritti dei cittadini, sono un nemico dell'efficienza del processo penale a scapito delle prerogative di legge. Io credo che non si possa rendere il processo più efficiente tagliando i diritti, ma lo si debba rendere efficiente moltiplicando i magistrati, i giudiziari, le strutture, l'aula, moltiplicare l'offerta, ma non misurare il cittadino sui determinanti. Scusate, riprendo il titolo così. Da questo punto di vista noi abbiamo una necessità di un salto culturale, di un salto di qualità che si metta nelle condizioni quando iniziamo dal piano straordinario, al piano strategico nazionale, corre il rischio che se questo non è un modo di sottolineare un cambiamento culturale, no? A far cedere le parole. I programmi del programma della parola prevenzione rimangono semplicemente una nota, magari importante, ben strutturata, con una ristrutturazione improvvisa, ma nella sostanza il cittadino rimanga lontano rispetto alle istituzioni, anche la richiesta di protezione, qualche volta passa da una parola che si chiama fiducia. E allora, pazienti, interlocutori, interlocutrici, quello che io posso assicurare è che il PDU, diciamo, la situazione, lo stato dell'arte, il codice rosso, la pensione statistica del 2022, la legge di bilancio, il piano straordinario, danno bisogno comunque di un monitoraggio che ci deve portare in questa legislatura a valutare certamente ulteriori incrementi, ma non incrementi in sanzioni o incrementi procedurali. Differenti di civiltà nel rapporto tra vittima e Stato. Non è un discorso che è lontano dalle nostre scelte. Io credo che il compito di questo Ministero di questa giustizia è quello che abbiamo cercato di citare anche la riforma cartaglia, che la giustizia ha implementato nei confronti di episodi di questo genere. Quello che si tenta di fare è far sentire il Ministero della Giustizia, sempre lo Stato, più vicino ai cittadini. Aiutare chi ha avuto, chi ha subito episodi di questo genere a risalire, ma soprattutto aiutarlo a denunciare sempre più che si possa evitare il tempo. Troppe volte
questo è un fenomeno simile a quello che ho detto sul lavoro, tutti piangono, tutti indegnano, si tracciano le reti quando accade il nostro lavoro, e in quel momento tutti sembrano pronti a qualsiasi tipo di intervento. Accade la stessa, lo stesso fenomeno che si vede per quanto riguarda i denunci. Sembrano tutti altri, questo tipo di solidarietà del giorno dopo la dobbiamo rimettere. Dobbiamo puntare in qualche maniera a un mondo della protestante, vanno bene le statistiche, vanno bene gli interventi, per i fondi, ma sostanzialmente il potenziamento delle capacità riflessive, delle denunce e di protezione. E il tentativo, questa volta su tempi generali, non è soltanto del Ministro dei vari popoli del rapporto di cittadino giustizia, il tentativo di tutti quanti di scrivere le regole del rapporto tra Stato e cittadino mi sembrano due passaggi inevitabili, perché non si possa parlare semplicemente di quello che è intorno ai giudici, alla violenza domestica, alla violenza pseudo-assoluta, perché parlare intorno è un altro fatto, da tutti i punti di vista, perché si possa provare effettivamente dall'interno a offrire delle soluzioni e della prevenzione che possano trovare il loro punto di vista. Detto questo, io ringrazio bene a tutti voi per avermi dato questa possibilità. In questo momento sono afferrato, quindi dopo una certa età c'è una pericolosa tendenza a dire la verità, se non mi sottrae a questa pericolosa tendenza, esattamente dove dovrei solo, che ciò nonostante la portante, come ho detto, la fine, viene in parlare piacere salutare gente della mia, come capite bene, non è che sono legato, sì? Perché una testimonianza nazionale, un governo dello Stato, che può fare grandi cose per la nostra finanza, con te, non può mai prescindere dalle appartenenze. Io, alle mie appartenenze, tengo. Grazie a tutti e buona notte. Grazie per essere stati qui fino alla fine e buona serata a tutti. Un ringraziamento all'Associazione Azzurra Salento, da me presieduta, e a tutti gli appartenenti all'associazione qui presenti.